Ora si registrerà la conferenza. E quindi do di nuovo il benvenuto a tutti. Vi ringrazio per essere così numerosi e questa registrazione ci permetterà di esserlo ancora di più perché farà arrivare le vostre voci e le testimonianze di tantissimi di voi. In un secondo momento volesse poi guardare questo materiale. La registrazione dell'incontro, dell'ultimo incontro della rete con i nostri occhi è stata della scuola di cui faccio parte, cioè di Civia Ricasoli. Sono Simone Re Fiorentin, sono la referente per la scuola media del progetto di pedagogia dei genitori. Collaboro con la referente per l'istituto che è Alessia Rastello. Dal punto di vista, diciamo, delle modalità di condivisione, quindi vi stavo dicendo che sul sito della nostra scuola, Civia Ricasoli, è già a disposizione, abbiamo messa a settembre, la registrazione dell'ultimo incontro che vi invito ad ascoltare e riascoltare se anche ci siete intervenuti, avete partecipato, perché comunque risentire alcuni interventi, alcune cose, effettivamente può essere sempre utile di grande studio. Anche questa verrà quindi condivisa con questa modalità e allargherà ancora di più quindi il pubblico che interviene. Qua vorremmo, in questa occasione, vorremmo lasciare un po' di spazio alla fine anche per il dibattito, che è una cosa che c'era mancata la volta scorsa, quello di poterci confrontare, di poter davvero anche costruire attraverso il dialogo qualche cosa di nuovo, perché proprio attraverso non soltanto l'ascolto, ma anche l'interlocuzione che le idee nascono, si sviluppano. E quindi questa volta abbiamo deciso l'impossibilità di farlo ancora in presenza, di lasciare però una parte abbastanza consistente in conclusione dei lavori proprio al dialogo e allo scambio di. Se ci saranno poi interventi, vi chiedo poi di usare la chat per prenotare il turno di parola. Vi dicevo, le realtà sono tantissime, le scuole sono le scuole di Torino che appartengono alla rete, ma anche della Cintura Torinese, da Volpiano, Settimo, a Moncaglieri, altre scuole del Piemonte, ma in particolare anche di altre province. Questo vi ascolteremo anche che cosa si fa in una scuola di Alessandria, ma intervengono anche da Asti, da Alba, da Mondovì. E poi i confini si allargano, ho visto si sono iscritte persone dall'Alto Adige. E abbiamo in collegamento anche insomma, la possibilità di collegarci poi dalla Svizzera, come è successo la volta scorsa. Se c'è, io darei subito la parola per un saluto al dirigente del nostro istituto che cercava di collegarsi. Mi ha segnalato qualche difficoltà tecnica. E adesso controllo solo un attimo se non c'è ancora, vediamo se riesce a farlo fra un momento. Non so se sentite. Sì, c'è e si Buonasera a sente. tutti. Sì. Buonasera a tutti, sono Eugenia Melidone. Buonasera. Mi prendo 5 minuti per salutarvi. Simona, va bene? Sì. Prego. Sì. Allora, benvenuti a tutti al nuovo anno, nuova attività di avvio per quest'anno. Io sono il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Via Ricasoli. Il secondo anno è ancora un anno, ancora si prospetta questo particolare. Il corso è stato cominciato a conoscere la rete e poi siamo stati travolti dalla chiusura dell'attività che dal nostro punto di vista ha richiesto, ma anche so da parte di tutti, insomma, sia docenti che genitori, di un impegno
maggiore perché erano necessarie competenze che non avevamo ancora sviluppato, vabbè, sulla base di competenze digitali, ma poi anche competenze relazionali nuove, perché relazionarsi attraverso questo strumento richiede nuove forme comunicative, inusuali per noi, per le nostre comunità, che erano abituate a fare tutto in presenza. Chiedo scusa, non si sente bene. Dagli ultimi decreti emerge quanto questo strumento si sente male. Allora io ci provo al massimo, poi chiedo a Refertin. Mi suggerisce di abituarsi sempre più. Abbiamo fatto dei ragionamenti sull'avvio dell'attività su chi soprattutto è nuovo per le classi prime e quindi noi prevederemo almeno per le classi prime un primo incontro in presenza per avviare almeno le relazioni che poi dopo possono continuare anche a distanza perché insomma ne siamo obbligati. Ma così sarà. Io insomma vi lascio solo con una indicazione generale. Sono contentissimo di come abbia lavorato la rete. L'ultimo evento dell'anno scorso non sono riuscito a seguirlo, ma vi posso dire che come dirigenti siamo stati impegnati tantissimo per garantire il continuo funzionamento della scuola. Io sono sempre stato, ho sempre raccolto tutte le varie testimonianze della rete, l'ho seguita e ne vedo gli assoluti benefici ancora di più in questa fase. Prima di qua era un incontro a distanza con dei genitori per situazioni sempre problematiche È necessario, era proprio in questi incontri, è necessario costruire nuove alleanze. Alleanze strette tra scuola e famiglia. E noi qui abbiamo uno strumento molto efficace. Per cui io vi faccio i migliori auguri per il proseguo. Lancio lì un'ipotesi di lavoro, magari fantascienza, utopia. Un giorno magari ci sarà la pedagogia dei genitori in cui parteciperanno anche i dirigenti, perché anche noi abbiamo insomma degli aspetti per cui necessitiamo anche nella nostra azione una comprensione umana. Spesso riceviamo comunicazioni da parte di genitori. A volte docenti, come se noi fossimo così degli esseri legati alla burocrazia, ma senza cuore. Eppur noi siamo umani e dobbiamo, con tutte le difficoltà, applicare delle norme di cui si fa difficoltà a volte a comprendere nel breve gli obiettivi. Quindi non vi nascondo che un giorno magari anche i presidi decideranno di partecipare alla pedagogia. Nulla, io spero che mi abbiate sentito tutti. Sì, nella seconda parte. Insomma, vi faccio i miei auguri. Grazie, sì, direi che nella seconda parte è andata meglio con l'audio, ma le cose essenziali le abbiamo sentite e grazie anche per la disponibilità poi a condurre anche quest'anno le attività della pedagogia, nonostante tutte le difficoltà organizzative che comunque sono innegabili e ci limitano questo. Lascerei la parola, per un saluto che ci allarga ulteriormente gli orizzonti, alla professoressa Aguirre.
che è una voce della pedagogia dei genitori dalla Colombia. Se c'è, le chiedo di accendere il microfono. Già l'altro anno, quando all'Istituto Ricasoli avevamo aperto l'anno, la voce della Colombia si era fatta sentire. Era venuto il signor Roberto Ru, che è il marito della professoressa Aguirre, che aveva un po' raccontato l'esperienza che in Colombia è stata fatta negli ultimi tempi, proprio a partire dalla conoscenza della pedagogia dei genitori. La professoressa insegna pedagogia all'Università Pedagogica di Tunca dopo aver conosciuto questa metodologia, l'ha sperimentata innanzitutto con le allieve dei suoi corsi universitari, che hanno raccontato, al contrario, questa volta i loro genitori, le loro madri. E poi l'hanno portata nelle scuole dell'infanzia. Quindi l'altro anno, anche attraverso una straordinaria documentazione fotografica del signor Roux, abbiamo conosciuto anche questa esperienza che si sta sviluppando, anzi si era sviluppata e continua, adesso sentiremo come sta andando, a svilupparsi anche in Colombia. Chissà se è riuscita a collegarsi. Sì, buongiorno. Saluti per tutti. Io sto qua da prima dell'ora per anticipare e assicurarmi che potessi collegarmi, contentissima, felicissima di stare qua. E senz'altro che, sebbene tutto questo dell'internet, la rete, presenta difficoltà di suono, eccetera, eccetera. Comunque, da vedere la parte positiva, che in questo momento dall'altra parte del mondo mi sto collegando con tutti voi per imparare e soprattutto anche per darvi un forte abbraccio e anche manifestarvi la gioia di poter stare a sentirvi e imparare ancora di più. Grazie. Grazie a lei davvero, e a questo punto avviamo i lavori con la prima relazione che apre questo come il seminario di luglio. Mi fa particolarmente piacere perché ho risentito alcune sezioni dell'intervento che il professor Domenico Chiesa aveva fatto a luglio, direi che sono di grande stimolo. Lo introduco quindi innanzitutto come docente e come presidente del Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti, che ci presenta una relazione sul tema del valorizzarsi. Del valorizzarci, visto che siamo noi protagonisti. A luglio aveva fatto un interessante, intelligente, a mio giudizio, riflessione proprio sull'esperienza dei 3-4 mesi in cui la scuola aveva dovuto conoscere nell'emergenza la realtà del tentativo di diventare scuola a distanza, e cercando di vedere che cosa se poteva servirci ancora per ripartire adesso in autunno. Alla luce anche di questa ripartenza con molte difficoltà, ma che cerchiamo di portare avanti al meglio, darei a lui la parola per questa nuova riflessione. Bene, solo una piccola nota. Io ormai sto accumulando tantissimi ex, quindi anche l'ex presidente, insomma. Purtroppo sono anche un ex insegnante, sono un insegnato. In passato ormai. Vabbè, niente, io ho difficoltà in questi tempi a fare degli interventi perché parlo a persone che stanno vivendo in grande difficoltà la scuola. Ci eravamo lasciati a giugno sperando che la scuola riprendesse a settembre come nella sua pienezza. Poi avete insomma con difficoltà ripreso e adesso siamo veramente, tra l'altro oggi è proprio il primo giorno in cui si deve cominciare a ritirare un po' i remi in barca e speriamo che effettivamente si possa invece continuare con la scuola in presenza, almeno per i bambini e per i ragazzi del primo ciclo.
Per cui mi sento in dovere di fare una brevissima riflessione sul tempo stranissimo e un po' difficile, insomma, che stiamo vivendo e sulle ricadute sulla scuola. Io vi propongo questa riflessione, questa brevissima riflessione. Vi propongo un doppio obiettivo e vi propongo la risorsa per affrontare e per raggiungere questo obiettivo. Il doppio obiettivo, secondo me, è quello di cercare comunque, anche con le difficoltà, di garantire che questi mesi di scuola, delle difficoltà che stiamo vivendo, non perdano il senso della scuola per i ragazzi. Un bambino di 8 anni, un bambino che comincia la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, non può rimandare al prossimo anno l'anno che sta vivendo. Ha bisogno che si faccia, che noi come adulti si faccia lo sforzo proprio per garantirgli ciò che gli aspetta, ciò che è giusto che lui abbia in questo momento. E questo, secondo me, ovviamente aumenta la responsabilità degli insegnanti, la difficoltà. Il mantenere il senso della scuola, secondo me, può essere veramente la chiave. Togliamo gli fronzoli, andiamo al succo effettivamente del senso che ha la scuola per i bambini. Io penso che sia però anche paradossalmente un'occasione per cogliere il centro di tale senso, cioè qual è il centro che la scuola ha, in modo da essere in grado poi di portarlo finita questa emergenza. Quando dovremo ricostruire la scuola nella sua pienezza, dovremo avere dei cardini, dei criteri fondanti per ripartire. Bisognerà il più possibile condividere. Io penso che lavorare proprio sul senso della scuola sia una cosa, non sia una perdita di tempo o un pensare ad altro. Anche in un momento così difficile, in cui si ha fretta, in cui si è in difficoltà, secondo me alzare lo sguardo per riflettere sulle cose di fondo, sulle cose che hanno un senso nella vita della scuola è secondo me importante. Anche questo pomeriggio in fondo è così. Un po' dimentichiamo la gravità dei problemi della sicurezza, delle difficoltà che si dovranno vivere domani e cerchiamo di riempire proprio la prospettiva di un domani, di un qualche cosa che meriti, per cui meriti andare a scuola. In questo voglio ribadire una cosa. Per poter raggiungere questo obiettivo noi abbiamo una sola risorsa. È indubbio che le risorse tecnologiche sono indispensabili e fondamentali. Senza quelle non saremmo adesso in collegamento e 150 persone e più, insomma, ci mancherebbe. Ma queste sono risorse strumentali. Noi ne abbiamo una che invece è quella su cui a volte ci dimentichiamo di contare. E siamo noi insegnanti, siamo noi studenti, bambini e ragazzi, siamo noi genitori. È l'unica vera grande risorsa, quella che dà valore aggiunto alle cose che si fanno. Il valore aggiunto, che è quello marziano del plus valore, è creato dal lavoro, dalle persone che operano. Allora, secondo me, investire su questa risorsa, cioè fare in modo che nel lavoro che facciamo ci sia proprio questa consapevolezza che se i soggetti sono coinvolti nell'obiettivo da raggiungere, permettono il raggiungimento dell'obiettivo e solo se sono coinvolti lo fanno. È per questo che ci sono due parole che vorrei usare all'inizio di questo mio intervento, che poi riproporrò alla fine, e sono la consapevolezza e la responsabilità. Mi diceva una maestra della scuola dell'infanzia che lei ai suoi bambini di 4-5 anni ha detto: bambini, bisogna che ci tiriamo sulle maniche e che rispettiamo le regole, perché e dice che sono diventati loro i paladini della sicurezza. Di colpo hanno assunto loro il governo della situazione, dell'ambiente educativo, dell'ambiente dell'aula, della classe, e si sono fatti ovviamente paladini. Ecco, perché? Perché la responsabilità sono in grado di assumersi, e non è vero che non sono in grado. Noi a volte pecchiamo di presunzione, pensando che dobbiamo essere noi a decidere per loro, a coprire delle loro mancanze. Sono forse a volte più potenti e più sicuri di noi. Per esempio, i bambini, quando noi gli diciamo una cosa, ci credono. Credono che noi siamo persone serie e noi non siamo proprio persone, cioè gli adulti non sono proprio in genere persone così serie, si spacciano per serie. Loro ci credono, quindi loro sono in grado di assumersi veramente delle responsabilità a volte che nemmeno noi siamo in grado di fare. Io punterei di lì un grande obiettivo, che è quello di traghettare questa scuola in un livello di scuola migliore, che non sia quella di prima, ma che sia migliore rispetto a quella di prima, e traghettarlo attraverso la forza che hanno i soggetti che stanno operando, riconoscendo i soggetti la necessità, la necessaria consapevolezza e il bisogno di concedere loro veramente, richiedere loro la condivisione della responsabilità.
E allora la brevissima riflessione che voglio proporre. Io ho proposto come nuova parola valorizzare. È un po', io sto cercando di anche con questi appuntamenti, vedere di costruire via via dei tasselli di un possibile vocabolario dell'educazione. Noi dobbiamo veramente ricostruire, le parole dell'educazione. Curiamole queste parole dell'educazione, sono veramente molto importanti. Condividiamo alcune parole che veramente ci servono per essere insieme, per poter in qualche modo operare insieme nel costruire la scuola. Allora, la parola che vorrei proporvi oggi è proprio valorizzare. È un verbo e quindi come verbo, a mio parere, è giusto che preveda le quattro forme che devono avere gli verbi, tutte e quattro, lo dico anche, l'avevo già detto l'altra volta per riconoscere. Le quattro forme sono la forma attiva, io valorizzo. La forma passiva, io sono valorizzato, la forma reciproca, io mi valorizzo, e la forma riflessiva, ci valorizziamo, valorizzarsi. Ecco, secondo me, se noi mettiamo insieme tutte queste forme del verbo valorizzare, troveremo quanto sia utile nell'affrontare anche questa situazione di difficoltà. Per quale motivo? Perché la scuola, secondo me, è fatta su relazioni che non sono di tipo monomodale, monodirezionale. Sono relazioni che vanno e vengono, che hanno dei soggetti e ognuno dei quali ha un ruolo attivo verso l'altro soggetto. Non c'è un soggetto che fa e l'altro che subisce, ma sono soggetti che si scambiano in questa relazione si scambiano degli aiuti fondamentali legati appunto, in questo caso per la scuola, legati al processo di istruzione. La parola valorizzare, si collega alle parole che io avevo già proposto negli altri incontri, cioè accogliere e riconoscere. Il vocabolario dice che valorizzare significa dare, accrescere, riconoscere valore. Mettere cioè una persona in grado di esprimere il meglio, al meglio le proprie doti, le proprie qualità. Sapete che c'è anche un risvolto economico della parola valorizzare, perché è legata al concetto di valore. Adesso io non mi voglio perdere in questo labirinto, ma il concetto di valore dal 600, 700 in avanti ha invaso la nostra vita. Attorno al concetto di valore si è creata tutta la teoria economica e sappiamo quanto in qualche modo questo concetto sia portatore di rischi e di problemi. Però penso che in educazione invece la parola valorizzare abbia veramente un senso molto importante, molto significativo. Si collega alla parola accogliere e alla parola riconoscere. In qualsiasi attività educativa, in particolare quella scolastica, l'accoglienza è la prima operazione da fare. Accoglienza significa, ce lo siamo ripetuti tante volte, significa fare spazio nella mia vita per qualcun altro, cioè fare in modo che nella mia esistenza ci sia proprio uno spazio che possa essere riempito da qualcuno. E il maestro che deve fare questa operazione, deve creare nel proprio spazio conoscitivo, nel proprio spazio, diciamo, di sapere, lo spazio per qualcuno che voglia accedere a quel sapere. Non c'è altro modo per garantire che ci sia poi un apprendimento reale e duraturo. Questo però prevede ovviamente che io riconosca l'esistenza dell'altro, la specificità, l'unicità dell'altro. E se uno ci pensa, l'accoglienza più il riconoscere significa valorizzare. Nella pedagogia, normalmente valorizzare significa riconoscere il valore di qualcuno. E io penso che questa cosa sia giusta. È ciò che si trova anche su qualsiasi forma su qualsiasi vocabolario, compreso l'enciclopedia Treccani, no? L'ho già detto prima, insomma, valorizzare significa che io riconosco che qualcuno è portatore di valore, portatore di doti. Io però vorrei in qualche modo proporvi di superare, di andare oltre a questo concetto, a questa definizione, a questa accezione della parola valorizzare. Vi vorrei proporre un qualche cosa di più. Per l'insegnante, per il maestro, valorizzare significa non solo riconoscere che tu hai delle doti, ma significa riconoscere che io ho bisogno delle tue doti, che io ho bisogno di te.
che io come maestro per poter insegnare ho bisogno della tua intenzionalità. Ho bisogno che tu mi dica, dimmi maestro, fai questo perché mi serve. Ho bisogno che tu ci sia, ho bisogno che tu ti metta in gioco, che tu mi dica quello che sai, che tu mi aiuti a sapere di più, a smontare il mio sapere. Ecco, questa idea di pensare che valorizzare significa non solo riconoscere il valore di una persona, ma significa riconoscere che quella dote a me serve, mi è indispensabile, che la tua qualità è indispensabile per la mia vita, ecco, questo è un passaggio in avanti. Perché altrimenti c'è il rischio che il valorizzare sia a volte un atto, diciamo, di buonismo, no? Una pacca sulla spalla, dire, beh, bravo, insomma. Invece, essere veramente legarsi alle persone con cui si lavora a scuola come maestra, come insegnante, e pensare che le cose che loro dicono, pensano e scoprono nel percorso di apprendimento sono cose che mi sono indispensabili e utili, ecco, secondo me questo è dare la parola valore alla parola, al verbo valorizzare una dimensione più forte, più potente, che mi posso ritrovare utile proprio nella mia attività di insegnante. Quindi non solo riconoscere la qualità, ma riconoscere che questa qualità mi è indispensabile. E questo, guardate, serve in tutte le azioni che sono a scuola. Se i ragazzi, se i bambini imparassero a pensare ai loro compagni come portatori di valori che a loro servono, ecco, si creerebbe un'educazione tra pari incredibilmente fruttuosa. Se io penso che il mio compagno ha delle cose da insegnarmi, ha delle cose importanti da dirmi che io non so, e che io ho delle cose importanti da dirgli che lui non sa, scatta un meccanismo di cooperazione veramente efficace. Se io come maestro penso che il mio allievo abbia delle cose da insegnarmi, semplicemente sul come lui impara, ecco, io imparerò meglio ad insegnare ciò che in qualche modo mi prefiggo come obiettivo. Se io come insegnante penso che il genitore abbia delle cose da dirmi del proprio figlio, che mi sono indispensabile, che mi è indispensabile conoscere, perché io possa poi lavorare con quel ragazzo, capite che cambia la relazione, il mio rapporto con i genitori è totalmente diversa. E al contrario, viceversa, se il genitore pensa che io come insegnante ho delle cose da dirgli sulla vita del proprio figlio, sul profilo del proprio figlio, probabilmente la relazione che nascerà tra genitore e figlio, tra genitore e insegnante, sarà totalmente rinnovata. E capite, è proprio un capovolgere il significato che ha la parola valore, dal semplice riconoscimento al ritenere che questa dimensione, questa dote, io riconosco, io individuo nell'altro, mi è indispensabile. Ecco, questo mi sembrava potesse essere il ragionamento molto semplice, ma che vorrei proporvi. Noi abbiamo bisogno proprio di ricostruire un percorso scolastico interno all'aula e un percorso di relazione tra l'ambiente scolastico e l'ambiente familiare, che preveda proprio questo passaggio, un accoglierci, un sentire che noi facciamo parte della vita di altri e che altri fanno parte della nostra vita, un riconoscere questo fatto, questa esistenza, e poi un valorizzare, un rendere importante e utile le doti che hanno gli altri, proprio in termini reali, non in termini solamente fittizi. E qui chiudo questo mio brevissimo intervento, ma volevo proprio concentrarlo su questa idea con una proposta di ulteriore approfondimento. Per poter effettuare questo percorso, secondo me è necessario condividere due elementi, condividere la consapevolezza di quello che stiamo facendo e condividere la responsabilità. Io più che mai mi convinco che, per esempio, in classe non si impara a nostra insaputa. Non si impara perché il maestro è così bravo da insegnarmi anche se io non voglio imparare. Io imparo solo se voglio imparare, solo se ho l'intenzione di imparare, solo se sono consapevole di cosa sto facendo in quell'ambiente. E di conseguenza se mi assumo la responsabilità di imparare. La stessa cosa vale per l'insegnante. Io riesco ad insegnare solo se sono consapevole di che cosa sta effettivamente succedendo e di che cosa sto mettendo in atto, e solo se mi assumo la responsabilità di cosa sto mettendo in atto. E la stessa cosa vale per il genitore, per il terzo soggetto fondamentale di questo processo di insegnamento-apprendimento,
Il genitore evidentemente può avere un ruolo fondamentale in questo processo solo se è consapevole di cosa avviene nell'aula, di cosa succede per il proprio bambino quando diventa un allievo, quando vive questa esperienza di allievo e se in qualche modo si assume la responsabilità di supportare, per quanto gli compete, questo impegno. Direi che questa cosa si è vista proprio, se funzionava in questa direzione, anche in assenza di scuola nel tempo del lockdown, in qualche modo è riuscita a produrre dei risultati positivi. Quando invece non si è creata questa condivisione della consapevolezza della e della responsabilità, anche questa piccola occasione si è persa. Non possiamo perderla, secondo me. Abbiamo bisogno effettivamente di non perdere l'occasione che questa difficoltà ci mette a disposizione. Ecco, io concludo proprio in questo modo. Dobbiamo in qualche modo cercare di riconoscere in me e negli altri un valore che ognuno di noi deve mettere in gioco. Riconoscere un valore perché questo valore è utile a me e agli altri. Quindi il verbo, soprattutto nella versione del valorizzarsi, nella versione del reciproco, insomma, io ti valorizzo, tu mi valorizzi, io riconosco in te dei valori che mi servono, tu riconosci in me dei valori che mi servono. È un altro tassello da aggiungere al vocabolario della scuola. Buona prosecuzione di pomeriggio. Grazie, grazie davvero perché come al solito questa riflessione che si basa, questo mi sembra veramente molto molto utile in un mondo in cui le parole sono molte e fanno confusione, una riflessione che parta da alcuni termini e individui quelli essenziali per segnare una strada, un percorso. È veramente vitale in questo momento. E poi sottolineo anche questo aspetto che anche personalmente mi ha sempre convinto anche della pedagogia dei genitori, ma del mestiere dell'insegnante, cioè la centralità della persona. Adesso a maggior ragione in questo momento in cui la tecnologia sembra diventare protagonista e invade i nostri tempi e i nostri spazi, a maggior ragione bisogna bilanciare con una valorizzazione della persona che la renda veramente uno strumento al nostro servizio e ci permetta di non esserne semplicemente dei fruitori passivi, ma ci permetta invece davvero di sviluppare un'idea di uomo che è quella che la scuola, almeno a mio giudizio, dovrebbe tenere al centro nel suo cuore. A questo punto, anche per valorizzare le esperienze che sono fatte, abbiamo deciso in questo webinar, di dare voce davvero a moltissimi che, nello scorso anno hanno comunque continuato con i gruppi di narrazione anche nella didattica a distanza, hanno portato avanti le iniziative nelle loro scuole. E quindi innanzitutto chiedo a Daniela Truffo del CESEDI, che come al solito ci dà una grandissima mano anche nell'organizzazione di questa attività, di presentare il libretto che, come al solito ogni anno, raccoglie le testimonianze e le narrazioni. Anche questo viene poi pubblicato sul sito della nostra scuola e trovate anche i libretti degli anni precedenti, ma direi che quest'anno la possibilità davvero di dare spazio a questa raccolta, diciamo, di interventi, di testimonianze è molto importante. Ringrazio, non c'è, ma ha contribuito in modo fondamentale alla realizzazione Giulia Deiro, che come al solito ci segue davvero, a volte non sempre mettendosi così in primo piano, ma lavorando molto in realtà per noi. Perché anche quest'anno ci ha permesso di arrivare alla realizzazione del libretto e credo abbia poi anche, ma me lo conferma Daniela, inviato un breve video, Sì. una Sì, PowerPoint, non lo so, da proiettarti. La parola molto volentieri, grazie Daniela. grazie mille. Buongiorno a tutti. Io sono molto contenta di ritrovarvi dopo l'anno scolastico scorso, un anno scolastico un po' particolare che però continua anche in questo anno scolastico.
E quest'anno vi siete forse un po' stupiti perché le iscrizioni venivano fatte attraverso la piattaforma Sofia e non più solo con la mail. Diciamo che insomma, dopo 30 anni di lavoro, per fortuna il mio centro, il Centro Servizi Didattici della Città Metropolitana, è stato accreditato dal MIUR come ente formativo. Per questo per noi è stata una grossa opportunità e quindi vi è stato richiesto di iscrivervi attraverso la piattaforma. Consapevoli che appunto per alcune tipologie magari di insegnanti e per i genitori questo canale non può essere ovviamente utilizzato. Diciamo che allora, da un certo punto di vista, questo nostro accreditamento arriva in un anno molto particolare ed è un risultato molto grosso proprio perché in un momento così noi abbiamo ottenuto questo riconoscimento da parte del MIUR che in qualche maniera ha consolidato il lavoro fatto da molti anni in questo settore della pedagogia nei genitori, ma in molti altri settori della nostra attività del centro. Quest'anno, a novembre, anzi dello scorso anno, è stato rinnovato l'accordo di rete della rete. L'accordo di rete è quell'accordo che all'inizio della vostra partecipazione come scuole il dirigente scolastico ha sottoscritto di persona o successivamente, dicendo appunto che la scuola avrebbe aderito alla pedagogia e quindi gli insegnanti della scuola erano coinvolti nelle attività e avrebbero collaborato anche a raccogliere le esperienze e a condividerle. Questo accordo è stato rinnovato perché aveva una scadenza di 5 anni ed è diventato un accordo che per altri 5 anni prosegue. Forse c'è una piccola parte burocratica, nel senso che verrà chiesto ai dirigenti scolastici, magari cercherò di mettere in coppia anche voi delle varie scuole, praticamente sarebbe importante avere una conferma, una riconferma, anche non la rifirma dell'accordo stesso, ma anche solo una comunicazione in cui si mantiene l'impegno delle vostre scuole a continuare questa attività, appunto di pedagogia dei genitori. Penso che da questo punto di vista non ci saranno difficoltà, poi se ci sono scuole nuove possono sottoscrivere tranquillamente l'accordo come prima e noi raccoglieremo appunto tutte le vostre adesioni. Questo è un altro punto. L'altro punto che volevo appunto affrontare è la documentazione, è molto importante. L'accordo di rete in uno dei suoi articoli mette appunto in evidenza come sia importante questa parte di raccolta documentativa. In qualche modo è il momento della riflessione per procedere poi con le altre attività. Quindi non è solo raccontarsi, che è molto importante, valorizzarsi, anche valorizzarci, ma anche in qualche maniera da lì ripartiamo, da lì andiamo a vedere che cosa possiamo fare di nuovo e quindi diciamo che lo strumento del libretto, e qui arrivo al libretto, è proprio molto importante perché da lì si riparte per un nuovo anno scolastico e quest'anno è ricchissimo, voi avete mandato tantissima documentazione, io vi ringrazio molto. Con Giulia abbiamo visto tutte le vostre narrazioni, le abbiamo lette e le abbiamo anche un po' selezionate perché ovviamente erano molte e abbiamo trovato in ciascuna appunto narrazione, ciascuna relazione, delle riflessioni molto interessanti, quindi una parte del libretto sarà dedicata alle riflessioni che avete mandato e poi ci sarà, vabbè, soliti punti di debolezza e di forza, tenuto conto che comunque già il libretto si intitola Relazione, Vicinanza e Cooperazione, oltre l'emergenza, e questa la dice già da solo abbastanza lunga. Diciamo che in realtà le vostre narrazioni sono state un po' che e riflessioni sono state poi organizzate in varie sezioni del libretto. Una appunto sono le riflessioni, sono le narrazioni che possono essere di vari argomenti, da quelli classici con i nostri occhi, quindi le cose belle dei nostri figli, a appunto altre narrazioni, oltre all'emergenza in qualche maniera, delle narrazioni dalle case che sono arrivate, oppure anche la solita parte sulle radici, le ali, il rigore, la tenerezza, insomma, questi argomenti che noi di solito abbiamo messo. Diciamo che l'innovazione, purtroppo e per fortuna non lo so, è proprio la parte delle narrazioni dalle case. E
E poi è stato messo anche una parte sulle narrazioni che sono arrivate anche da Bolzano, da Mantova, quindi da altri territori nazionali che sta lavorando altrettanto come noi sulla pedagogia dei genitori. L'ultima parte, a parte mettere il documento di Ruggero e di Augusta, che appunto ci ha dato la possibilità appunto in un momento molto difficile di avere un buon sostegno, ma anche di riportare in fondo gli strumenti della metodologia, gli strumenti che a volte noi diamo per scontati, ma in realtà sono importanti e che comunque di cui dobbiamo tenere conto. Io so che Giulia ha presentato una presentazione molto rapida del libretto e che vi farà vedere appunto le varie parti che io vi ho narrato. Poi il libretto stesso nella sua completezza sarà messo nel sito dell'Istituto Ricasoli. Per cui chiedo a Simona oppure a Lucia di avviare il filmato. Sì. Salve, sì, sono Lucia. Il filmato o il libretto? Prima. Non ho il libretto in realtà, quel librettino che ha Il mandato Giulia. libretto. Ok, Sì, lo è il condivido filmato del subito. libretto, insomma, va bene. Dovreste, aspettate un attimo, vedere a questo punto il libretto. Me lo No, no, confermate? Lo prima, adesso no. in questo momento no. Sì, eccolo qui. Va bene. Se Lucia puoi far scorrere, vediamo l'impaginazione dopo la copertina con le associazioni che partecipano alla rete. E poi nell'indice vedete le varie sezioni di cui ha parlato Daniela. Ti ripasso un attimo la parola, Daniela, così Sì, scorrendo lo puoi illustrare. in pratica questo l'indice, vedete che ci sono tutte le varie parti di cui ho parlato. Non ho detto che all'inizio c'era l'elenco di tutte le scuole della rete. Ci sono i loghi ovviamente delle due scuole capofila, ma anche dei partner della rete all'inizio, e poi chiaramente parte la parte appunto delle varie sezioni. E, ecco, questa è la parte delle scuole. In fondo, appunto, ecco, questa è una presentazione di Augusta e di Ruggero che è in cima sempre al libretto come tutti gli anni e che quindi in qualche maniera apre il libretto 2019-2020. E poi andando avanti, ovviamente non starei a farvi vedere tutto, magari vi farei vedere invece appunto il filmato che riassume un briciolino un po' anche di considerazioni, di riflessioni. Io ho tenuto conto di tutte le scuole che hanno inviato, ho cercato di mettere per ciascuna tutto quello che ho potuto. Va bene, direi che possiamo quindi Sì, passare. Ne potete far vedere il filmato, sì, grazie. approfitto per ringraziare ACMOS e tutte Kairos e tutte le associazioni che la Casa degli Insegnanti che sono intervenute anche oggi. Ok, faccio partire il filmato allora. Niente. Va bene, grazie. Scusa Lucia, se anche un audio non si sente. Sì, non si sente, è un audio. Questo è un problema, nel senso che c'è. Non so come risolverlo al volo, perché c'è la condivisione dell'audio del computer con quello del microfono. Possiamo far vedere il filmato? Sì, facciamolo vedere. Ok, allora.
Spiace non ci sia l'audio, mentre lo vedete, porto la vostra attenzione su quello che è stato scritto in chat. Potete seguirlo anche con l'audio dal sito dell'ICVIA di Casole, avete il link nella chat. Ecco, mi spiace ancora per la parte audio che avrebbe fatto da sottofondo a questa che è Sottofondo. la Infatti da presentazione. sottofondo. E niente, ringrazio ancora solo tutti e soprattutto ringrazio l'Istituto di Casoli perché ci ha dato una mano grandissima nell'organizzare appunto oggi e come sempre ospita nel suo sito tutto quello che viene prodotto dalla rete. E, vi auguro buon lavoro anch'io e ringrazio Giulia Dero, che non so se in questo momento è collegata e se vuole dire due parole. Sì, ci sono e volevo solo ringraziare tutti e sono arrivata un po' in ritardo, ma sono riuscita a collegarmi. Grazie a tutti quelli che insomma hanno contribuito a questo materiale perché è veramente prezioso. Daniela, che l'abbiamo sfogliato, insomma, è stato un onore poter mettere insieme il grande lavoro che ognuno di voi insomma ha fatto. E per tornare al valorizzarci, credo che vedere il grande lavoro che genitori, insegnanti, ragazzi e bambini hanno fatto in questo momento molto difficile, credo sia uno di quei modi per sentire che c'è un valore nel lavoro di ciascuno di noi e nelle nostre giornate, anche quelle insomma più difficili. E quindi grazie a tutti voi. Grazie a te Giulia, davvero perché è un lavoro prezioso questo di raccolta. Certo, c'è dietro il lavoro di tantissime persone, scuole, insegnanti, genitori che hanno lavorato per tutto l'anno, ma per valorizzarlo serve anche il vostro lavoro e quello che fate. Prima di introdurre, di entrare un po' dentro queste narrazioni, dando la voce ad alcune delle scuole che sono state interessate dai gruppi di narrazione e dalle altre attività della pedagogia dei genitori. Rispondo a una domanda che c'è della chat, ma che è un'indicazione operativa per tutti, Daniela compresa, che dovrà poi per gli insegnanti rilasciare gli attestati di frequenza.
Visto che ci siamo accorti che siete entrati con dei nominativi che non sono sempre completi di cognome e nome, cosa che serve poi per l'attestato, vi chiederei di controllare dove sono registrate le presenze, quindi trovate l'icona in alto a destra dove ci sono le sagome delle persone. E il numero 100, in questo momento 163, se sfogliate lì controllate con che nominativo state partecipando e se non fosse quello completo di nome e cognome, perché alcuni ci stiamo accorgendo se non sono in posizione, scrivete l'elenco degli insegnanti che sono presenti. Poi rilasciare anche l'attestato di partecipazione. Simona, scusami, è entrato un audio che ha sovrastato la tua voce, quindi non si è sentito bene quello che tu hai detto relativamente alla raccolta dei nominativi corretti. Mi sembra però che Daniela Sava stia preparando un form da inviare al link poi in chat per completare le presenze in quel modo lì. Quindi, Simone, disattivato il tuo audio e non ti sentiamo. Sì, grazie Alessia. Sì, quindi l'indicazione è di controllare la chat e appena Daniela Saba metterà questo form per la registrazione delle presenze, di registrarsi lì, è giusto Alessia? Sì, perfetto. Io metterò il link del form, o io, Daniela Sava, metteremo il link del form in chat. Vi avvisiamo comunque, di modo che prestiate attenzione al link e possiate compilare il form per registrare la vostra presenza. Questo è necessario per gli insegnanti e non per i genitori, almeno che non desiderino anche loro un attestato di partecipazione. Sì, quindi serve gli insegnanti o dei genitori che eventualmente hanno il doppio ruolo anche di insegnanti. Quindi non possiamo prenderlo direttamente, vi chiediamo poi di compilare questo form e vi diremo quando c'è il link poi per farlo, è questione proprio solo poi di un attimo. Va bene, io Simona, allora. Dimmi. dico solo una cosa perché ho visto che in chat qualcuno mi ha chiesto cosa dovevano fare per iscriversi nella piattaforma Sofia. Allora, io ho mandato le istruzioni ed erano quello dell'identificativo ovviamente dell'attività, però mi sono accorta che per accedere a volte è stato necessario cercare o con i nostri occhi, che è appunto la rete, oppure addirittura CESE di Città Metropolitana di Torino, oppure CESE di solo, perché probabilmente non tutti sono riusciti con l'identificativo. Dalla prossima volta, speriamo un po' di tornare anche in presenza, ma cercherò di capire come mai appunto ci siano queste incongruenze, solo per spiegare perché qualcuno probabilmente non è riuscito, lo so, e anche per noi è la prima volta, da poco la utilizziamo anche noi, cercheremo di capire. Grazie. Va bene, grazie Daniela. Allora, io adesso entrerei nella prossima sezione di questo webinar, dando la parola nell'ordine, in modo che, lo dico così, possono prepararsi. Prima all'IC Straneo di Alessandria, quindi chi lo rappresenta e se ne fa portavoce, se ha del materiale da proiettare lo può fare condividendo il proprio schermo in basso, dove c'è scritto schermo. Se invece è solo una lettura, una testimonianza di genitori e di insegnanti, attivate la telecamera e l'audio nell'ordine in cui parlerete. Poi passerei il testimone all'Istituto di Istruzione Superiore Ferraris di Settimo, che avete circa 10 minuti a testa, come vi era stato detto, farà i suoi interventi e concluderemo noi dell'ICVIA di Casoli. Chi c'è per lo straneo?
Sì, buonasera, sono Chiara Taverna dell'Istituto Straneo, siamo in tanti qui stasera e verrà qualcuno di noi in questo ordine. Non proiettiamo nulla, interveniamo condividendo delle esperienze, delle testimonianze, delle narrazioni di ciò che abbiamo vissuto lo scorso anno, alcune di queste. Interverranno in particolare Chiara, che è una tirocinante della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, che ha condiviso il percorso nelle classi terze della scuola primaria Morbelli lo scorso anno, partecipando attivamente all'unico incontro in presenza e poi a tutto ciò che ha riguardato la DAD. Poi interverranno tre mamme, mamma Cristina, che appartiene allo stesso gruppo e che quindi rappresenta insieme alla nostra tirocinante l'altra voce di condivisione di uno stesso gruppo, ha partecipato sia in presenza che a distanza. Ecco, mi sta dicendo che per problemi sopraggiunti la narrazione verrà però letta da un insegnante di classe. E poi ci saranno altre due mamme, Ilaria e Rosa, dell'infanzia Penso Giochi e Primaria Caduti per la Libertà, mamme di alunni che hanno vissuto in quel periodo il passaggio di un figlio rispettivamente dall'infanzia alla primaria e dalla primaria alla secondaria di primo grado. Per cui quello che noi sentiamo di dire è che ora la pedagogia, genitori, potrà essere l'elemento di continuità e ciò anche che ci può sostenere in questo momento così difficile, dove rileggere queste narrazioni è abbastanza un qualcosa che può essere anche doloroso per alcuni aspetti, ma anche invece carico di speranza per il nostro futuro insieme quest'anno. Quindi io lascerei subito la parola a Chiara, se è collegata. Se poi le mamme non riuscissero tutte a collegarsi in tempo per problemi di lavoro, interveniamo noi insegnanti. Quindi grazie e passo la parola a Chiara, la nostra tirocinante. È Sì, presente. buonasera, penso che mi Ciao. sentiate. Grazie comunque per questa possibilità e occasione che è sicuramente bellissima. Un giorno non proprio come gli altri, ho un incontro particolare, un incontro che mi permette di ascoltare e di vivere le narrazioni di genitori e di insegnanti genitori, oltre che di mettermi in gioco raccontandomi in qualità di figlia e di studentessa. Si tratta della metodologia Pedagogia dei genitori, iniziativa portata avanti con fermezza e convinzione dall'Istituto Straneo di Alessandria, che si propone come spazio di comunicazione libera e orale sui temi della genitorialità. L'incontro non può che definirsi emozionante. È bello sentir parlare persone che non si conoscono e pensare di poterle capire anche solo per un attimo. Mi permette di vedere i bambini in un'ottica diversa, come separati ma ancora così legati, abbracciati al contesto familiare e genitoriale, da costituirne il fedele riflesso. Alcuni genitori si esprimono con discorsi ben organizzati e strutturati, altri utilizzano un linguaggio fatto di gesti o di sguardi, altri ancora necessitano dell'aiuto di un genitore traduttore, poiché pronunciano frasi in arabo o con qualche intrusione linguistica straniera. Qualcuno, durante l'incontro, si dimostra dispiaciuto, addirittura mortificato per non sapersi esprimere al meglio a causa della lingua. Ma tutto ciò sembra non contare più, non appena la voce di un insegnante riecheggia forte nella stanza e nell'animo di tutti i presenti. Non preoccupatevi, perché tutto ciò che non avete detto a parole, l'avete detto con gli occhi e con il cuore. Nel giro di qualche mese, mi ritrovo a vivere una situazione inaspettata, imprevista, in cui cambiano radicalmente non solo il modo di attuare il processo di insegnamento e apprendimento, ma anche quello di concepirlo e di valutarlo. Fin dai primi giorni sento di essere in un luogo in cui sono le priorità, i bisogni e le necessità collettive e individuali dei bambini a costituire le trame del tessuto della classe e a determinare gli obiettivi che gli e le insegnanti cuciono su misura per loro, filando e disfacendo il loro prodotto giorno dopo giorno, con doti penelopiane di pazienza, fiducia, coraggio, spirito di iniziativa e instancabilità. Gli insegnanti dedicano tempo, energie, sforzi costanti all'instaurare una relazione volta alla guida e al sostegno coinvolgente, comunicativa ed efficace con i genitori e con le famiglie di tutti i bambini. E tra di loro esiste un legame così forte, non solo professionale, ma soprattutto personale, da permettere la realizzazione di un vero e proprio lavoro di squadra, di
dove la condivisione, la cooperazione e la collaborazione regnano indiscussi. Ciò che più di tutto mi colpisce è la volontà di offrire alle famiglie esperienze significative che mirano alla cura e alla formazione globale della persona. Esperienze che, soprattutto in questo periodo, dimostrano l'instancabile forza di volontà e l'insaziabile voglia di continuare, non di ritornare, a fare ciò che si faceva prima, a insegnare, a imparare, ma prima di tutto a stare insieme. Segno evidente che la scuola non è fatta molto d'altro che dei suoi alunni e dei suoi insegnanti. Grazie. Grazie a te, Chiara. Passiamo la parola a... Dunque, passiamo la parola a mamma Cristina, che affida la sua narrazione a una delle insegnanti. Credo sì, ci sia. O Tatiana o Cristina. Sì? Ok. Allora, buonasera a tutti. Io sono Cristina e sono l'insegnante che ha avuto il piacere di avere Chiara come tirocinante innanzitutto e poi anche questa mamma di cui leggerò una narrazione. Una mamma molto affezionata che fin dalla prima, noi l'anno scorso facevamo terza, ha sempre partecipato molto attivamente agli incontri e con degli interventi che ci riempivano il cuore di emozione. L'input che noi abbiamo dato nell'incontro, che invece non si è svolto in presenza ma a distanza durante la seconda parte dell'anno, è stato i bambini e la pandemia. Quali sono le scoperte piacevoli di questo periodo e cosa vi ha colpito dei vostri figli sempre a casa con voi? E la mamma Cristina ha risposto così. In questo periodo io e mio marito abbiamo continuato a lavorare, lasciando i ragazzi con la nostra babysitter. Ci siamo inventati tutti i mestieri del mondo. Siamo diventati in un attimo maestri, tecnici informatici, consulenti online, psicologi, restando comunque mamma e papà lavoratori in posti in cui il virus era presente. Abbiamo dovuto fare i conti con la paura, ma abbiamo insegnato ai ragazzi che pian piano si supera anche quella. Ci sono stati momenti veramente tristi, ma siamo riusciti a superarli sempre uniti, senza far mancare mai sorrisi e abbracci ai ragazzi. I miei ragazzi mi hanno piacevolmente sorpreso in più di un'occasione, soprattutto nella gestione del loro tempo libero, che improvvisamente si è dilatato a dismisura. In un attimo hanno imparato a gestire lezioni, collegamenti e compiti e molte volte, tornando stanca dal lavoro, ho dovuto solo spedire i loro compiti già eseguiti, senza problemi. La cosa che mi ha colpito di più è stata la sinergia tra fratelli. Luca ha sempre seguito le lezioni di Dani, aiutandolo con i compiti, con i Kahoot, con le verifiche. Dani è sempre stato la spalla di Luca, quella su cui piangere, quella su cui appoggiarsi nei momenti tristi. Devo dire che da mamma in questo periodo li ho visti molto cresciuti e soprattutto complici in molte cose e tutto il lavoro che ho fatto in questi anni per tenerli uniti si è trasformato in realtà. Adesso che comunque la situazione ci impone cautela nel fare le cose, più volte li ho visti aiutarsi per prendere mascherine e guanti prima di uscire, per cercare insieme a noi posti tranquilli dove passeggiare. Non so se, senza Covid, i miei ragazzi avrebbero potuto trovare un'altra occasione per unirsi così tanto. Ma sinceramente mi godo la loro voglia di stare insieme e di aver superato brillantemente questo periodo. Ecco, e ora toccherebbe mamma Ilaria, che mi sta dicendo che sta cercando di collegarsi, quindi lasceremo prima la parola. Lei vuole fare? Un attimo, quindi adesso prende la parola non la signora Ilaria. Perso un po' tutti, scusate, mi sentite? Qualcuno mi dà un riscontro? Sì, Simona, ti sentiamo. Le persone che parlano naturalmente sono libere, anche perché c'è la registrazione, se vogliono attivare la camera oppure no. Quindi ovviamente lascio loro la scelta. E adesso chi deve leggere?
Sente male. Allora, se non c'è, chiedo scusa, se non c'è Ilaria, dovrebbe esserci la mamma di Simone e la primaria Caduti. Ok, allora diamo la parola a te. Ah, buonasera a tutti, e vado a leggervi una lettera che avevo inviato alle maestre alla fine dell'anno scolastico circa. Vado. Vorrei dirvi grazie per il ruolo che avete avuto nel percorso di crescita, per il senso di responsabilità ed autocritica, per l'impegno e la costanza avuti sempre, ma ancora di più in questo periodo che ci ha visti confusi e disorientati, lontani dalle nostre abitudini. Un grazie particolare lo devo per ciò che avete inconsapevolmente fatto anche per me, quando ogni mattina recandomi in ospedale, con un peso enorme sul cuore, combattuta tra il desiderio di stare a casa al sicuro con la mia famiglia e il senso del dovere che mi spingeva a non abbandonare colleghi e pazienti in quel momento così difficile, avevo la certezza che Simone non era da solo. Non ci siamo mai sentiti smarriti, avete fatto in modo che la scuola restasse un riferimento mentre tutto intorno a noi sembrava perdersi. Siete state comunque presenti con le vostre lettere, i vostri messaggi, i vocali, i compiti e le lezioni registrate. Mentre ero al lavoro immaginavo Simone lontano da brutte notizie o pensieri negativi perché è impegnato a lavorare su qualcosa che voi avevate preparato con amore e dedizione. E questo mi faceva sentire sollevata e questo ha avuto un valore per me che andava ben oltre la didattica e i programmi ministeriali. Grazie. A voi. Sono parole molto sentite che ci fanno sentire ancora l'emozione e la difficoltà di quei mesi. C'è ancora qualcuno dello straneo che deve parlare? Chiedo a Chiara. Ok, sono Ilaria, che era la mamma, l'altra mamma che doveva leggere. Sono arrivata in corsa. Posso leggere? Ok. Certo. Vado. Donna, mamma, lavoratrice ai tempi del coronavirus, cosa ci ha lasciato questo tempo, oltre alla paura e le incertezze? Fin dai primi giorni di chiusura, a causa dell'emergenza Covid-19, abbiamo tutti dovuto convivere con una quotidianità diversa, difficile da spiegare, perché mai vissuta prima e perché vissuta giorno dopo giorno in modo molto individuale, dentro le pareti di casa, senza poter disporre del proprio tempo e del proprio corpo. Le uscite dalla porta limitate al massimo e tutte sempre con guanti e mascherina, la protezione dall'esterno, la mancanza degli abbracci. Eppure dentro casa, almeno per me, con due bambini di 4 e 6 anni, i 6 compiuti in piena quarantena, è stato un abbraccio continuo. Una situazione non certo semplice. Io e mio marito siamo entrambi lavoratori autonomi, abituati a lavorare tra le pareti di casa e farlo alla presenza dei bambini, gestendone in modo continuativo ogni esigenza, ogni momento della giornata, ogni necessità di socializzazione è stato impegnativo. Sono cambiati i ritmi, sveglia alle 5:30 tutti i giorni per lavorare, sfruttando le ultime ore di nanna, una piccola e poco rispettata tabella di marcia, il divieto dei cartoni al mattino, ma solo dopo pranzo, la piscinetta in giardino montata inizio maggio con il primo caldo, pur di trovare uno sfogo e un divertimento in più. Condividere tutti i giorni i pranzi, che io regolarmente nella mia vita di prima saltavo per recuperare tempo utile al lavoro. E le cene. Sempre noi quattro, sempre qui dentro. La preoccupazione per chi, le tante famiglie, soprattutto le tante donne che avranno visto peggiorare la propria vita, le proprie differenze, le proprie difficoltà. Ma questi mesi ci lasceranno dentro anche tanta ricchezza. Nella fortuna, nonostante tutto, di avere due figli capaci di giocare bene insieme tra loro e un piccolo giardino dove poter fuggire al primo raggio di sole. È solo ripensandoci e guardandoci indietro che ci rendiamo conto di quanto le paure svaniscano di fronte ai momenti sereni passati insieme. E anche all'arrabbiature, a dire il vero non poco, e i salti mortali per far convivere tutto, l'esigenza del lavoro, la necessità di stare insieme ai piccoli, il cercare di mantenere la decenza di una casa a tratti divenuta campo di battaglia. Ma siamo qui, lo possiamo raccontare, quindi oggi e domani voglio guardare al sole e al cielo azzurro e dire che nonostante tutto siamo felici. Direi che è una conclusione ben augurante anche per loro, la situazione è un po' diversa. Però sì, avere comunque la consapevolezza che comunque abbiamo attraversato momenti come questi ci dà comunque forza. Posso introdurre la nuova scuola o c'è ancora qualcuno?
Sì, scusate se intervengo, sono Tatiana Gandini, una delle maestre dell'Astranio. Volevo scusarmi a nome di Chiara Taverna perché le è partita la connessione e non riusciva più a reinserirsi. Volevo ringraziare moltissimo, intanto per lo spazio che ci avete dedicato, ma anche per la tirocinante, le mamme che hanno letto il loro pezzo, perché sono state veramente molto efficaci e sono arrivate dritte al cuore, ecco. Grazie a tutti. Grazie a voi, molto bene. Grazie, sono di nuovo riconnessa. Oggi è un problema di connessione pazzesco. Comunque, appunto, grazie ancora per lo spazio che ci avete dato e buon lavoro a Grazie. tutti. Grazie a voi e grazie. So che è una scuola che è iniziato non da tantissimi anni, ma No, davvero con infatti. tantissime classi, quindi si sente che dietro c'è un bel lavoro che avevate avviato. Grazie, sì, è soprattutto un lavoro anche in verticale, per cui la cosa bella è che continuiamo sui tre ordini di scuola a mantenere anche questo cerchio tra i docenti, e anche oggi siamo in tanti, per cui questo è bello, grazie. Grazie, è di buon esempio per tutti, davvero. Allora, a questo punto darei la parola all'Istituto di Istruzione Superiore Ferraris di Settimo. Chi è il primo portavoce? Buonasera, sono Patrizia, mi chiamo Patrizia Cosola e sono insegnante appunto all'Istituto Superiore di Settimo e sono qua con due colleghe, vedo nella chat, Monica e anche Giovanna. E noi insegniamo in un istituto istituto superiore di indirizzo tecnico e professionale. E avevamo sentito parlare della metodologia pedagogia dei genitori già da alcuni anni e personalmente avevo già partecipato ad alcuni incontri e finalmente l'anno scorso, a gennaio, abbiamo fatto il primo incontro con i genitori. Primo incontro in presenza, supportati anche da Riziero e Augusta, che è stato molto bello. Alcuni genitori si erano commossi. E si era creato un clima molto, molto aperto e senza giudizio, anche se i genitori poi non si conoscevano tutti. Abbiamo programmato un secondo incontro che però non c'è mai stato in presenza perché nel frattempo è arrivata questa situazione inaspettata che ci ha obbligati a stare a casa. Il primo mese è stato proprio di disorientamento generale, l'abbiamo vissuto tutti e quindi sappiamo com'è andato. Però nel mese alla fine di marzo ci siamo un po' ripresi e abbiamo pensato di continuare gli incontri, questa volta usando la piattaforma Meet dei figli di questi genitori. Siamo entrati in questa classe virtuale e ci siamo rincontrati. Sono venuti quasi tutti quelli che erano presenti a gennaio e questo ci ha fatto molto piacere. Era il primo incontro e evidentemente la voglia di rincontrarsi era grande, anche perché appunto ricordavano quel primo incontro che era stato molto bello. È stata anche l'occasione per esprimere il ringraziamento ai docenti perché in quei mesi effettivamente ci si era dati molto da fare per includere tutti gli allievi e cercare di non perdere nessuno, insomma. In quell'incontro ricordo che abbiamo cercato di esprimere, tre aspetti positivi del lockdown. È una sfida. Però sono venuti fuori molti aspetti positivi che forse neanche loro avevano mai pensato a questi aspetti. Al termine di questo incontro abbiamo invitato i genitori a scrivere le loro narrazioni e devo dire con nostra sorpresa alcuni di loro hanno scritto e hanno scritto sia del primo incontro che anche del secondo. C'è poi stato un altro incontro a fine aprile. E dove abbiamo trattato il tema delle regole e anche quella volta hanno scritto, hanno mandato i loro racconti. Diciamo che non era tutto scontato che tutto avrebbe funzionato. Sono genitori di ragazzi che frequentavano la seconda superiore e sappiamo che a un certo punto del percorso scolastico i genitori non sono sempre presenti.
Un aspetto molto positivo e incisivo è che la dirigente ha partecipato a due incontri, non solo dando l'appoggio all'iniziativa, ma anche portando la sua esperienza personale. Questo è stato molto apprezzato. Alcuni giorni prima della fine dell'anno scolastico abbiamo pensato di postare i racconti dei genitori sulla pagina Facebook dell'istituto. A poco questi racconti hanno iniziato a suscitare interesse, curiosità, e alla fine del terzo racconto le tre narrazioni erano state visualizzate da 1500 persone, molte di più di quelle che avremmo potuto raggiungere con incontri in presenza. Nell'estate poi due nostre colleghe, Monica e Giovanna, hanno partecipato a un corso d'aggiornamento e hanno pensato di creare un'animazione per presentare il progetto ai nuovi genitori di quest'anno. E ora tra poco ve lo mostreremo. E diciamo che quest'anno l'organizzazione è anche migliorata. Oltre alla pagina Facebook Monica ha dotato di account personale tutte le famiglie degli allievi. L'obiettivo adesso è quello di inviare il video a tutte le famiglie insieme ad un modulo di iscrizione, di manifestazione di interesse, insomma. Se sarà in presenza o in remoto non lo sappiamo, ma sicuramente abbiamo intenzione di raggiungere tutti con questa proposta, sicuri di rendere un servizio alle famiglie dei nostri allievi e anche fiduciosi che il numero si allargherà. Quindi adesso inviterei Monica a presentare il video. Grazie. Buonasera, sono Monica. Per potervi condividere il video, però ho bisogno che mi condividano lo schermo. Altrimenti, ok, grazie mille. Di nulla. Lo vedete? Sì. Sì, sì. Non si sente. Qua noi abbiamo voluto mettere il ragazzino di colore con la mamma proprio per far capire l'inclusività che viene in cui viene messo l'accento nel nostro istituto. Abbiamo tanti ragazzi che arrivano da paesi stranieri e quindi anche questo è stato sottolineato. E abbiamo messo le frasi appunto che sono state date dai genitori durante la pandemia. Ecco, questo è il video. Grazie Monica e grazie a tutti per averci dato l'opportunità di presentare la nostra esperienza. Grazie a voi, molto importante e anche stimolante. Insomma, ci sono alcune cose che insomma si possono, come al solito, poi imitare, importare, adattare alle proprie realtà.
Una comunicazione di servizio per gli insegnanti ancora, perché stiamo raccogliendo sul form che avevamo annunciato le iscrizioni. Qualcuno scriveva forse in automatico da Sofia si riesce anche ad avere l'attestato, però per sicurezza compilate comunque il form in modo che, visto che è la prima esperienza, anche Daniela Truffo possa avere un po' più il controllo della situazione. Trovate il link nella chat, quasi una cinquantina si sono iscritti. Se c'è ancora qualche insegnante in ascolto che non l'avesse fatto, chiediamo di compilarlo semplicemente inserendo il proprio nome e il proprio cognome. Adesso lascerei la parola ad Alessia Rastello, che introduce per il nostro istituto, che è anche questo un istituto comprensivo e che ha lavorato con la pedagogia dei genitori nella sua classe della primaria e poi nelle classi della scuola superiore di primo grado, dove insegno anch'io. Introdurrò poi io le mamme invece, che ringrazio fin da adesso e che hanno poi dato anche la disponibilità per leggere i loro interventi. Ti lascio, Alessia. Grazie Simona e buonasera a tutti. Chiedo a Lucia di condividere, di darmi la possibilità di condividere lo schermo, così proietto. Grazie. Allora, si vede? Sì, si vede. Tutto a posto. Allora, sono in realtà. Allora. Io appunto ho lavorato con una quinta elementare e abbiamo iniziato il nostro percorso all'inizio dell'anno, nel mese di novembre, con i genitori. Abbiamo fatto un primo incontro in presenza e poi abbiamo continuato solo con i bambini durante la DAD. Ok, allora non so se si vede benissimo, però vediamo o se è disturbato il... Alessia, prima si vedeva, ma resta pure così, io lo vedo bene. Ah, sì, ok, perché io vedo anche le... Niente, allora se si vede bene siamo a posto. Quindi noi abbiamo iniziato all'interno del progetto di continuità con l'idea proprio di accompagnare i ragazzini di quinta insieme ai loro genitori nel passaggio alla scuola media. Nel primo incontro i genitori, che non avevano mai fatto un gruppo di narrazione, hanno presentato tre cose belle del proprio figlio. E abbiamo scelto tra le narrazioni di leggere oggi questa narrazione che ha due punti di vista, quindi sono la mamma e il papà di Leonardo che raccontano il bambino. Quindi chiederei per favore a mamma Giulia se può accendere il microfono e leggere il racconto di Leonardo. Sì, ci sono, mi sentite? Grazie Giulia, sì, mi sentiamo. Ma forse fino alle 8. Ok, allora. Tu io ho scritto. Devo fare. Vado. Allora, sono molto felice di avere la possibilità di raccontare cose di Leonardo. Allora. La prima che vorrei raccontarvi è che Leonardo... Ok, ho chiamato Giovanni, gli ho detto, guarda che non... C'è qualcuno che mi lei si cionda, che sembra che non gli vogliamo prendere questo tritatutto. Gli ho detto guarda che non te l'abbiamo preso perché non aveva posto a ricaricare questa posta peli. Non vado né oggi né domani. Sto parlando delle voci e quindi vi chiedo di avere il microfono spento se non tocca ancora a voi a parlare. Allora, scusate, ricomincio da capo. Allora, sono molto felice di avere la possibilità di raccontare cose di Leonardo. La prima che vorrei raccontarvi è che Leonardo è un bambino tanto affettuoso. Gli piace ricevere coccole e spesso le cerca sia da me che dal papà. Gli piace anche essere coccolato da suo fratello maggiore quando c'è l'occasione. La seconda cosa bella è che Leonardo è un bambino molto forte emotivamente. Capisce subito quando una situazione è difficile e va affrontata con coraggio, senza paura e facendo il suo dovere senza lamentarsi.
capisce molto bene la situazione e cerca anche di fare coraggio agli altri intorno a lui che patiscono. La terza cosa bella che vorrei raccontare è la grande ironia di Leonardo. A volte diverte tutti con battute di spirito e osservazioni argute assolutamente incredibili e divertenti. Ne ha per tutti, grandi e piccoli, e sono davvero perle memorabili. E poi c'è la versione del babbo. Leonardo è un bambino estremamente acuto e arguto, al punto da essere in grado di mettere in difficoltà qualsiasi adulto, sia nei dibattiti che nei dei confronti. Saperlo così sveglio e pronto è un conforto da un lato, ma una grande sfida educativa dall'altro, perché ci costringe ad adattarci e cercare dei metodi educativi di trasmissione delle conoscenze e dei comportamenti diversi da quelli che, a suo tempo, abbiamo adottato con suo fratello maggiore. Leonardo è inoltre un bambino, un essere umano, dotato di grande sensibilità ed empatia. Si accorge di tutto quello che succede intorno a lui e assorbe le sensazioni e le emozioni che vede e subisce dalle persone intorno. È dunque uno specchio di cui non sempre, anzi quasi mai, siamo coscienti. La sua presenza riflette, ci mette di fronte ai nostri stessi comportamenti, obbligandoci a cambiare, obbligandoci a metterci in discussione, obbligandoci, se non vogliamo precipitare in un conflitto emotivo e mentale, a respirare ed andare oltre, a vivere più sereni, sapendo che anche la serenità verrà da lui riflessa e irradiata intorno a sé. Grazie Giulia. Grazie a voi. Quindi noi abbiamo fatto questo percorso appunto dove i genitori presentavano i propri figli e l'idea era poi quella di, ed è stato fatto effettivamente, consegnare queste presentazioni agli insegnanti della scuola media insieme all'altro strumento della pedagogia dei genitori che è con i nostri occhi, dove utilizzato come scheda di continuità dai bambini, quindi erano i bambini a presentare loro stessi. Con la pandemia e la scuola a distanza abbiamo però dovuto modificare un pochino questa scheda per renderla più spendibile nella situazione. E siccome la nostra è una classe SEM, in collaborazione con gli educatori del progetto SEM, abbiamo insieme a loro, insomma, è venuto spontaneo lavorare insieme e pensare insieme a loro, ripensare questa scheda per adattarla ai bambini, alla situazione che stavano vivendo. Per cui cedo rapidamente la parola a Karima e Davide, e questo è il lavoro di uno dei bambini della classe che si è presentato ai professori delle medie. Grazie, ci sono io, sono Karima. Il lavoro fatto ci sembrava in presenza, ci sembrava molto importante mantenerlo anche a distanza, e da qui, partendo dall'idea della scheda come era preimpostata per la presenza, abbiamo cercato di riadattarla il più possibile in un formato digitale spendibile per tutti e facile per tutti i bambini da modificare e da completare nella maniera che ritenevano più semplice e più vicina a loro. Abbiamo utilizzato il colore in quel periodo che ci sembrava così buio e distante, e ci hanno sorpreso tantissimo, sono stati fantastici e ha rinforzato ancora di più il nostro rapporto, il legame, in collaborazione appunto con le insegnanti, i genitori e i ragazzi. Ci sembrava utile semplificare e riadattare in quel periodo a distanza la scheda per renderla appunto più semplice ed efficace anche, e non far sentire i ragazzi magari in difficoltà nel raccontarsi. Ed è stata molto, molto utile come strumento in quel periodo. Grazie. Grazie Karima, questa è una appunto delle schede che insieme alle narrazioni dei genitori è stata inviata ai professori della scuola media. Io ringrazio tutti e passo la parola a te Simona per
invece il lavoro della scuola media. Sì, io avevo alcune classi che avevano avviato, come tutte le altre della scuola, gli gruppi di narrazione in corso d'anno. Ho provato, ho proposto loro di continuare anche a distanza, appunto con lo strumento della videoconferenza, videoincontro, e questo ha permesso anche a chi aveva magari più difficoltà a partecipare in presenza di unirsi. Abbiamo poi proposto, come sempre, di fare una raccolta delle narrazioni e vi presento quelle che due mamme ci hanno inviato. Quindi chiedo, visto che partecipano, ad essere loro a presentarvene, iniziando dalla mamma di Filippo, la signora Laura. Buonasera. Buonasera. Quest'anno l'esperienza con la pedagogia dei genitori, essendo la seconda volta ed essendosi sviluppata in modo anomalo, è stata molto diversa rispetto allo scorso anno, utilissima e anche differente. Certamente un'esperienza che ripeterei. Se lo scorso anno si è trattato di un'esperienza di crescita omogenea, certamente nel secondo quadrimestre del 2020 è stata una cosa completamente diversa. Non c'è stato un riscontro diretto tra ciò che i ragazzi facevano a casa e ciò che veniva vissuto a scuola. Piuttosto si è trattato di uno scambio di vissuto con gli altri genitori e con gli insegnanti. Abbiamo un po' imparato tutti a vivere una situazione difficile, condividendo ansie, paure e cercando di aiutare i nostri figli ad affrontare una scuola virtuale e in qualche modo sconosciuta a tutti nelle modalità. Credo che la pedagogia sia stata utile più che mai e abbia appianato le differenze tra le varie famiglie. Al di là dello schermo c'era lo stesso senso di smarrimento e insieme abbiamo affrontato e trasformato in consigli e forza comune. Spero davvero che da settembre i ragazzi tornino alla vita. Personalmente non posso chiamare quella che è stata vissuta in questi mesi una nuova normalità. L'isolamento, la distanza sociale, la didattica online, per quanto fatte da tutti gli insegnanti con massimo impegno ed dedizione, non sono e non devono essere mai considerati normali. I nostri ragazzi hanno bisogno della socialità, del confronto vis-à-vis, del contatto fisico, di essere e fare la scuola. E spero che anche la pedagogia dei genitori possa tornare ad essere condivisa di persona, per tornare a essere uno strumento di arricchimento per i nostri figli nella vita reale e non virtuale. Grazie di cuore alle insegnanti per il grande lavoro, l'interessamento e l'impegno che hanno impiegato in questi mesi e grazie per aver lavorato ad una scuola reale e normale. Grazie a voi, Laura. Condivido in pieno le cose che ha scritto, che adesso ci ha letto. Un'ultima nostra narrazione, bilancio in realtà di fine anno, da parte della signora Anna, la mamma di Lorenzo, che invito a prendere la parola. Eccomi, ci sono. Mi senti te? Ok, buonasera a tutti. Sono Anna, la mamma di Lorenzo, che quest'anno fa seconda E alla Ricasoli, alla Rosselli. Ho partecipato a tutti gli incontri di pedagogia dei genitori dall'inizio dell'anno scolastico, perché già dalla presentazione che era stata fatta dagli insegnanti l'anno scorso mi era sembrata una possibilità davvero particolare e molto interessante. Tutte le occasioni di riflessione e confronto con gli altri genitori e con la scuola mi sono sempre sembrate preziose, perché stimolano un'autocritica, movimentano i pensieri, aiutano a vedere le cose sotto altri aspetti o punti di vista. A volte parlando e poi riflettendo sulle proprie parole si ha la possibilità di prendere le distanze dal proprio operato e vederne gli errori, le cose che non sono andate bene, per poi cercare di correggersi. Ben vengano quindi tutti i momenti di riflessione, dialogo, incontro, confronto. Per me sono vitali. Sono molto contenta di avere questa opportunità e che la scuola applichi questa filosofia che abbraccio totalmente. Che si sia riusciti a continuare gli incontri online nel periodo della didattica a distanza per me è stato fondamentale. Un contatto anche nella lontananza fisica, in cui tutto è stato faticoso e in cui i rapporti umani sono stati filtrati da uno strumento a me poco consono e non così conosciuto, mi ha dato una boccata d'ossigeno necessaria da proseguire. Ho potuto riscontrare la volontà della scuola di tenere il filo della comunicazione, di dare importanza a ciò che noi genitori abbiamo vissuto nel rapporto con i nostri figli anche in questo periodo così unico e difficile. In generale, ogni incontro è stato un momento in cui ognuno di noi, genitori e professori, ha potuto dare voce liberamente ai propri pensieri, difficoltà, vissuti, opinioni, senza giudizio alcuno, e per me è stata una sorta di terapia.
È stato bello conoscere i professori sotto un altro aspetto, come genitori o figli, perché me li ha fatti sentire più vicini e più umani, perché li colloca in una dimensione fuori dal loro ruolo, con le stesse difficoltà, esperienze e vissuti nostri. La ricchezza è stata anche quella che ha permesso di costruire un ponte tra noi genitori, professori e figli alunni, una possibilità comunicativa che ha offerto l'opportunità di un dialogo comune che alimenta la relazione tra gli elementi del sistema scuola-famiglia e permette la costruzione e condivisione di obiettivi comuni. Spesso si è visto che ciò che ognuno di noi vive nel rapporto coi figli, pensando di essere l'unico a provare quel particolare sentimento, quella particolare situazione, tensione, difficoltà, in realtà sia comune a tutti i genitori. E questo ti fa sentire sollevato perché meno solo. Questa condivisione ha già di per sé il potere di farti sentire meglio. Il confrontarsi poi fa muovere pensieri, suggerisce nuove idee, opinioni, soluzioni. Mi è piaciuto molto il fatto che le stesse riflessioni proposte a noi siano state proposte anche ai nostri figli per poter notare le similitudini e le differenze. Questi aspetti mi hanno fatto riflettere su quante volte diamo per scontati i nostri figli e invece loro ci stupiscono con nuove inaspettate reazioni, idee e comportamenti, specialmente in un'età come questa in cui si sperimentano profondi cambiamenti interiori ed esteriori. È importante come genitori porsi in ascolto, anche nei loro confronti senza giudizio, ed accogliere anche eventuali critiche o difficoltà, perplessità, dubbi, domande. Accentare le ambivalenze tipiche della loro età, mettersi in discussione. Accettare che il proprio figlio non sia come noi vorremmo e soprattutto non sia come noi. Grazie. Bene, grazie molto signora Anna. Concludiamo grazie questa parte della presentazione delle scuole. Sottolineo solo due aspetti che sono emersi anche da quest'ultima esperienza, cioè il coinvolgimento di una realtà diversa che è presente in molte scuole, che sono gli educatori del Provaci Ancora SEM, che avevano già partecipato ad alcuni gruppi di narrazione, quindi erano già integrati in questo tipo di metodologia e hanno quindi provato ad usarla anche, come avete visto, nel periodo della didattica a distanza. Seconda cosa, il tentativo, e quindi introduco il prossimo argomento di cui si parla, di portare anche ai ragazzi l'esperienza dei gruppi di narrazione fra genitori ed insegnanti. Prima però vorrei chiedere se c'è Elena Castelletto, perché Augusta mi diceva che forse anche lei un breve intervento e una presentazione. Quindi chiedo innanzitutto se c'è o no. Nel caso ci fosse lancio un appello in chat, altrimenti intanto do la parola a Sandra Discianni e a Rizziero Zucchi per questo confronto questo inizio di confronto per costruire modalità sperimentare diverse di appunto portare le narrazioni di genitori e di insegnanti anche nelle classi, quindi coinvolgere i ragazzi. Bene, saluti a tutti, mi vedete, mi sentite? Vediamo, sentiamo. Perfetto, io vorrei dedicare questo intervento intanto a tutte le mamme, a tutti gli insegnanti e a tutti i ragazzi che sono intervenuti. E in particolare anche dall'altra parte dell'oceano. Noi vediamo come c'è la possibilità di sentirci, di collegarci, e quindi ringraziamo la Luisa che ha voluto intervenire, come ringraziamo anche Domenico che ci ha portato il suo pensiero, perché è giusto che in questi webinar non ci sia solo la testimonianza dei genitori, che è stata preziosissima, l'avete sentita, ma ci sia anche una riflessione profonda che ci permette di portare avanti queste difficoltà, e credo che sia importante che vengano in fondo condivise. Io vorrei iniziare con una lettura che fatta da un italiano che parla in spagnolo, perché nel testo che voi avrete, perché il testo di quest'anno delle narrazioni, la raccolta proposta da Deiro e da Truffo, da Daniela e da Giulia, verrà comunicata a tutti.
E c'è una serie di testimonianze che sono estremamente preziose. E tra queste, testimonianze anche che vengono dall'altra parte dell'oceano, e vorrei leggerne una. Ed è tratta da un gruppo di narrazione che è avvenuto in Colombia, a Tunja, che riguardava proprio quello che mi meraviglia di mio figlio. In spagnolo dice: lo que más me maravilla de mi hija e su volontà de hacer su cosas sola, ser una niña independiente, y nunca dice no puedo, e le siempre dice que puede, puede y puede. Es una niña muy ordenada y muy consentida. Me maravilla su manera de aprender las cosas, porque casi siempre con una sola explicación aprende lo que se lo enseña. Ecco, yo creo que questo sia una testimonianza fondamentale. In tre righe, in modo molto chiaro, viene proposto l'immagine di una figlia, l'immagine di una bimba di 4 o 5 anni. E questo fa parte dell'etica del riconoscimento, cioè pensate quanto è importante che una bimba senta da parte del genitore il riconoscimento delle sue capacità. Guarda, noi pensiamo che questi testi siano fondamentali non solo per i genitori, e abbiamo sentito le bellissime considerazioni che facevano le mamme su quanto è stato utile per loro, quanto è servito, ma questo è anche materiale fondamentale che deve entrare nella didattica. Deve entrare nella didattica perché si chiama etica del riconoscimento. Cioè in queste narrazioni i genitori riconoscono le capacità che hanno i loro figli, le rendono più forti. Quindi credo che si possa inserire all'interno della didattica. Quando un genitore propone le qualità al proprio figlio, è chiaro che allora il proprio figlio sente che queste vengono rese concrete, vengono proposte. Io farei un piccolo esempio. Io vengo dagli anni 40 e 50 del secolo precedente, quando noi avevamo bisogno di una maglia nuova, la mamma la tingeva. E se questa tinta, se non veniva mordenzata, se non veniva a posto dell'allume, questa tinta spariva al sole oppure per le intemperie. Ecco, noi pensiamo che queste narrazioni dei genitori, che sono modello, quando si parla per una bimba se ne parla anche per tutte le altre, cioè si sente la presenza dei genitori, servono per fissare le qualità. E quindi io credo che all'interno di una didattica della narrazione, in cui si leggono in classe queste narrazioni, si debba partire da un elemento importante, cioè si debba partire anche di una pedagogia della narrazione. Perché la narrazione è in fondo il mettere le persone in migliori condizioni per esprimere le loro competenze. La narrazione serve per crescere, perché io credo che sia importante sentire quali sono i livelli raggiunti e i genitori. I docenti ci danno questa dimensione. Domenico parlava di valorizzarci. Ecco, all'interno di ogni narrazione è una valorizzazione. Quindi narrare per essere se stessi, narrare per mettere ordine nella propria vita, narrare per sapere dove andare, narrare in fondo come elemento di crescita. E allora i ragazzi sentono che c'è questa etica della cura che passa attraverso le narrazioni, e noi pensiamo che queste narrazioni dei genitori possono anche essere un genere letterario. All'inizio del secolo, del XIX secolo, si parlavano di Bildungsroman, cioè romanzi di formazione. Beh, questi sono racconti di formazione. E i ragazzi vedono restituiti passo a passo quelli che sono stati i momenti di formazione loro, dei loro compagni, ma in generale la formazione di ogni genitorialità. E credo che queste narrazioni parlano di crescita, parlano di sviluppo, parlano di evoluzione, ed è importante. Ed è importante che sviluppo, crescita ed evoluzione venga esposto anche in questo periodo, nonostante. Perché è giusto che questi bambini continuano a crescere ed è giusto che loro sentano fino in fondo questa relazione così stretta che parte dagli insegnanti ma raggiunge i genitori e si collega anche a quella dei compagni. E credo che queste narrazioni svelano ai ragazzi i segreti della crescita, l'attenzione, l'empatia, contengono in fondo quello che è tutto l'amore dei genitori. E credo che
dalla lettura in classe, no, di queste cose, i ragazzi si rendono conto, i nostri allievi, che possono essere capiti dai loro genitori, e non è necessario che si raccontino in fondo narrazioni che riguardano il bambino stesso nella classe, bastano queste narrazioni di genitorialità che permettono al ragazzo di rendersi conto che gli adulti in fondo creano il loro mondo. E credo che entra allora nella classe un sapere che molte volte non entra, che è il sapere dell'esperienza. Cioè, già a livello dell'infanzia, con i nuovi programmi degli anni 90, entrò in fondo la sperimentazione, la scienza, le piccole sperimentazioni. Entra la scienza nella primaria, la formalizzazione, l'imparare a leggere, scrivere, eccetera. Entra la scienza nella secondaria di primo grado, non parliamo poi della secondaria di secondo grado, ma l'esperienza, quello che ci serve a vivere, io credo che nella scuola debba entrare anche l'esperienza. E credo che l'esperienza sia importante, perché vuol dire che la vita entra nella scuola e ci sono proprio questi valori concreti, perché ogni sapere dell'esperienza porta con sé dei valori di concretezza, di situazione e di quotidianità. Cioè ogni narrazione è concreta, parla di quel bambino lì, parla di quella situazione, di quell'ambiente, di quella casa, di quel genitore specifico. Ed è interessante perché concreto deriva da concresco, latino, che vuol dire crescere, e concresco deriva da creo, ma creare vuol dire creare una volta sola, invece la crescita è continua e si cresce continuamente ed è una creazione che va, e quindi i bambini hanno il senso di sapere che questa crescita è una continua e vedono quello che è il segreto della crescita ascoltando le narrazioni dei genitori. E credo che sia importante che loro sentano il valore della complessità, cioè vedere come il mondo può essere capito, può essere visto in tutte le sue caratteristiche, può essere visto in un certo momento nella sua trasformazione. È chiaro che allora la ricaduta per gli allievi è che prendono coscienza non solo della loro formazione, ma questo mondo è modificabile, trasformabile dal punto di vista umano, e ciascuno di noi lo può fare, non solo i grandi che noi leggiamo nella storia o gli scienziati che leggiamo nelle scienze, ma ciascuno di noi lo può fare ascoltando questo genitore che trasforma il mondo in funzione del figlio. E poi ogni narrazione dell'esperienza è una narrazione situata, cioè è inserita nello spazio e nel tempo. E i ragazzi si rendano conto di quanto è importante lo spazio, quanto è importante il tempo, perché vuol dire prendere in considerazione la realtà che è in fondo importante, e rendersi conto che il sapere dell'esperienza permette in fondo di avere delle competenze importanti. Io vorrei citarvi Luigina Mortari, che ha scritto questo libro molto bello, Apprendere dall'esperienza, e noi apprendiamo dalle narrazioni dei genitori, quando dice: il processo di pensiero richiesto per affrontare un problema pratico è qualcosa di più complesso di quello richiesto per affrontare una situazione problematica di natura scientifica, perché in fondo lo scienziato lavora al sicuro all'interno del suo laboratorio, mentre invece il bambino si rende conto che l'azione concreta è fatta in fondo di pensiero, di riflessione, e ha questo carattere di irrevocabilità. Nel momento in cui nella concretezza si è fatta un'azione, questa azione va nel mondo, va nello spazio e nel tempo, e i bambini hanno bisogno di sentirlo, di rendersene conto anche nella loro concretezza. E poi noi non possiamo prevedere quello che è il senso delle nostre azioni, quindi il senso di riflettere. Io credo che queste narrazioni sono importanti perché ti danno il senso di riflessività ai bimbi, danno il senso dell'effetto delle nostre azioni, e credo che sia fondamentale, e credo che valga la pena di mille attività. Ci sono tantissime attività nei confronti della lotta al bullismo, ma ogni narrazione ci dà invece questo senso di quello che è i risultati delle nostre azioni. E poi un altro elemento, il discorso della quotidianità. L'esperienza parla di quotidianità,
che è la dimensione pedagogica per eccellenza. Vuol dire che è il lento lavoro di tutti i giorni che permette di far crescere una persona e permette anche di trasformare la realtà concreta che abbiamo a disposizione tutti. E allora c'è il senso del fatto che ciascuno di noi può arrivare alla qualità attraverso la quantità, cioè a fare una serie di azioni e poi dopo si arriva alla qualità, e quindi il lento lavoro della crescita. Ecco, io penso che questi elementi sono importanti. E poi all'interno delle narrazioni dei genitori noi troviamo dei valori incredibili. Vi ricordate quando si diceva la narrazione propone dei valori in azione? Ecco, leggere queste narrazioni ai bambini permette di fare in modo che loro si rendano conto che ottengono la loro identità, viene formata da queste narrazioni. Quando il papà di questa bimba diceva non dice mai non posso, ma gli dice io puedo, gli dà questo senso in fondo di identità, ed è quello che noi dicevamo prima, cioè l'etica del riconoscimento. E poi loro sentono l'amore che hanno i genitori. E questo amore ti dà il senso che puoi avere un rapporto con l'adulto. Io credo che nelle narrazioni dei genitori si ristabilisca una delle cose più importanti, cioè il rapporto tra minori e adulti. Noi viviamo in un periodo difficile in cui vengono adultizzati i minori, ai quali si danno delle responsabilità incredibili. Pensate, perché gli adulti non se le prendono, perché c'è l'infantilizzazione degli adulti. Non è giusto che una bimba deve fare uno sciopero per il pianeta perché gli adulti non se ne occupano. E allora nelle narrazioni gli adulti riprendono consapevolezza della loro adultità, della loro responsabilità, e i bambini si sentono più tranquilli. Perché è giusto che il bambino riprenda la propria infanzia, riprenda la propria capacità in fondo di poter giocare, e quindi non venga adultizzato, ma si sente invece in grado di sentirsi protetti dal collegamento tra i docenti e i genitori, e anche al limite dall'ente locale, che fa in modo che ci sia uno spazio protetto, perché è giusto. Ed è questo spazio protetto è stato costruito in un modo incredibile all'interno di questo periodo del lockdown. Perché lo spazio protetto è stato costruito dalla scuola nel momento in cui si è perso lo spazio reale, e lo spazio dell'apprendimento è diventata la casa. Allora c'è stata questa grossa collaborazione tra docenti e genitori. Noi abbiamo raccolto, e voi lo leggerete nel libretto che vi verrà inviato, quello curato da Giulia e da Daniela, quanto i genitori abbiano ringraziato la scuola, quanto loro abbiano testimoniato che loro sono riusciti a vedere l'impegno dei docenti, perché la scuola è diventato lo spazio dell'apprendimento. E allora dalle narrazioni dei genitori ragazzi ricavano quello che è un senso di fiducia. Viene ricostituita in fondo la realtà, che è fatta di adulti responsabili e di bambini che hanno il diritto di giocare e hanno il diritto in fondo a quella che è l'irresponsabilità, perché il gioco vuol dire fare cose da adulti ma lentamente, senza in fondo avere queste grosse responsabilità. Possono giocare a fare la maestra, possono giocare a fare la mamma, eccetera, e non lo sono, però questo li abilita ad essere adulti, perché noi non dobbiamo adultizzare i bambini, non dobbiamo rubare a loro l'infanzia, perché la crescita dell'uomo è dovuta al fatto che l'infanzia e l'adolescenza del bambino è quella più lunga possibile. E allora avere delle narrazioni che permettono ai bambini di sentirsi sicuri e amati dai genitori, sentire questa ignoranza diretta, permette a loro in fondo di rassenerarsi e di essere bambini e non piccoli adulti. Ecco, io vi ringrazio, credo che sia importante il lavoro che è stato fatto oggi, un lavoro attraverso mille difficoltà. Vi siete resi conto in fondo che la gestione del web è una gestione difficile. Dobbiamo ringraziare la scuola Ricaso, dobbiamo ringraziare la Simona, ringraziare la Alessia, tutte quelle che hanno lavorato nonostante queste difficoltà. Ciascuno di noi è, in fondo, ogni docente è un docente, non è un esperto tecnico, però nella scuola questo è avvenuto.
I genitori non sono insegnanti, però nel momento in cui del lockdown sono intervenuti collegandosi e facendo in modo che il loro intervento si collegasse con quello della scuola e favorisse l'apprendimento dei genitori. Ecco, questo abbraccio grosso tra scuola e famiglia credo che ci permetta di superare queste difficoltà, di leggere in fondo in modo costruttivo anche, in fondo tutta la vita è risolvere i problemi. Ma quando i problemi sono grandi come questi occorre stringersi, stringersi in collegamento e sentirsi tutti i genitori, tutti i figli, tutti i docenti e credo che questa dimensione voi l'avrete attraverso questa lettura. Ma questa lettura non deve essere solo di noi adulti, deve essere una lettura che deve diventare anche strumento didattico e di questo vi ringrazio. Grazie Rizziero, sei riuscito davvero a condensare in poco tempo tantissime cose, per cui personalmente ti andrò anche a riscoltare per cogliere veramente appieno tutte le indicazioni, suggestioni, riflessioni che sono, diciamo, l'ossatura portante. Noi vediamo l'aspetto pratico della pedagogia dei genitori, io credo che sia molto importante in momenti, in questi seminari, in momenti come questo, riflettere su che cosa ne fa uno strumento che poi va a toccare in profondità degli aspetti fondamentali dell'educazione, della costruzione della persona. Credo intervenga ancora Sandra adesso. Ciao a tutti, buonasera. Io sarò un breve lancio di, insomma, all'interno del coordinamento, seguito allo stimolo di Rizziero, ma anche di Domenico all'inizio, dove si parlava di valorizzazione, l'idea è quella di provare a costruire insieme un gruppo, e a questo punto mi piacerebbe chiamarlo un gruppo di narrazione di noi docenti, in cui provare a condividere l'uso delle narrazioni all'interno della didattica e in classe con i bambini, capire insieme che uso possiamo farne, come possiamo valorizzare le narrazioni dei genitori e anche quelle dei bambini, se pensiamo ai bambini in quinta che si raccontano, no, nella scheda di continuità nel passaggio, quindi usare le narrazioni, la ricchezza del libretto della Ricasoli, ma anche di altri libretti, mi viene in mente Bolzano, Modena, dall'altra parte del mondo, come diceva Rizziero, e quindi provare a creare un gruppo in cui condividere e capire insieme come possiamo usare le narrazioni all'interno della didattica. E non solo, magari anche gli altri strumenti della pedagogia dei genitori, questo ingrediente, come ha scritto Giulia, insomma, grande nel video, questo ingrediente speciale che tutti quanti condividiamo dentro e fuori l'aula, in orario scolastico, quando si preparano, mi viene in mente il libretto per la continuità, e fuori dall'aula quando abbiamo i nostri gruppi di narrazione con genitori. Con Daniela si diceva che vi manderemo una mail in cui si chiede se siete interessati a partecipare a questo gruppo, in cui magari insieme proviamo a capire se già se ne fa un uso delle narrazioni all'interno della didattica o come usarla e sfruttarla al meglio, in modo da valorizzare sempre più questo strumento e il lavoro di tante di noi che fanno nella raccolta delle narrazioni e portare in classe quello che i genitori hanno da raccontarci e valorizzarlo e far capire insieme ai nostri alunni quanto sono importanti, quanto sono preziosi per crescere e magari scoprire che attraverso queste narrazioni si possono andare a, insomma, sollecitare competenze importanti e anche in modo interdisciplinare. Io non toglierei altro tempo, ma vi manderemo poi appunto una mail a capire quanti di noi sono interessati a... Non vorrei usare la parola lavoro, perché di lavoro ne abbiamo già tanto, ma proprio a condividere questo nuovo strumento, magari da usare in classe. Ciao a tutti. Grazie Sandra. Sì, quindi insomma, prepariamo, questo è un seminario che prepara il lavoro dell'anno e direi che questo aspetto è sicuramente utile da discutere e da provare a costruire insieme. Abbiamo lo spazio adesso, come vi annunciavo all'inizio, per un dibattito. Vi chiederei di prenotare un intervento in chat se avete domande, dubbi, riflessioni in margine a questi interventi. Prenotate l'intervento e vi do io la parola man mano che vedo delle richieste.
Ricorderò ancora nel frattempo di, se non l'avete ancora fatto, di compilare il form. Sierra Stello l'ha appena pubblicato di nuovo, pubblicato il link, scusate, di nuovo nella chat, quindi se c'è qualcuno che deve farlo può farlo ancora adesso. Qualcuno ha degli impegni, ci sta lasciando, ma mi piacerebbe sapere se c'è ancora qualche persona fra quelli che hanno ascoltato questo lungo e denso incontro che ha piacere di intervenire, di chiedere. Il professor Zucchi ha sollecitato molti punti interessanti ed è sempre un piacere, come avete scritto, ascoltarlo, ma perché davvero va a toccare l'ossatura portante di questa che è una metodologia che noi applichiamo. E quindi ci dà maggiore consapevolezza nello sfruttarla, nel coltivarla, nell'amarla, nel farla conoscere. La chat tace. Ci sono naturalmente i ringraziamenti. È stato lungo e impegnativo seguire certamente a distanza, anche coordinare, se posso dire la mia, ma ringrazio nel frattempo mentre aspetto se ci sono degli interventi. Ecco, questo in presenza di solito funziona meglio, almeno negli incontri di pedagogia dei genitori, poi spesso ci sono domande e richieste o anche testimonianze che fa piacere condividere. Intanto ringrazio, ecco sì, ce n'è uno qua, intanto ringrazio Lucia e Daniela che hanno permesso anche di coordinare tutto questo. Innanzitutto ad Alessandra Otacqua. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Buonasera a tutti, io ho avuto problemi di audio inizialmente, ringrazio chi mi ha dato una mano, poi sono riuscita a collegarmi col cellulare, sono contenta che adesso mi sentite anche voi. Io volevo fare solo un piccolo intervento relativo alla mia scuola. Io vengo dall'Istituto Comprensivo Pertini, ho lavorato con la pedagogia dei genitori un po' in integrazione tra primaria e scuola media, e nella mia scuola ho avuto un po' di difficoltà, non tanto nella scuola primaria ma con l'aggancio alla scuola media, e devo dire che invece con questa esperienza a distanza molti degli insegnanti anche della scuola media che erano più reticenti mi si sono rivolti. E quindi è molto probabile che quest'anno faremo di nuovo un'ampia riflessione a livello di istituto e chissà che le cose potranno funzionare ancora meglio, perché alla primaria l'esperienza è bellissima. Se si riuscisse a diffondere anche dall'altra parte del nostro comprensivo, secondo me, sentendo anche tutte le vostre esperienze, sarebbe proprio una bella cosa, e quindi speriamo di farcela. Vi farò sapere poi a giugno se ce l'abbiamo fatta, insomma. Vi ringrazio tutti. Grazie a lei, Alessandra. Di nuovo la professoressa Luisa Ameschita. Non so se il nome e il cognome Ameschita mi toglie il dubbio. Cognome Ameschita Aguirre. Mi scuso, ho sbagliato tutto, adesso corre. No, non c'è problema, è una questione nostra che abbiamo i due cognomi e quindi sempre si legge l'ultimo. Grazie. Innanzitutto, non vorrei prendere troppo tempo, magari ci sono altri interventi, altre testimonianze, ma vorrei innanzitutto ringraziare in prima istanza il vostro invito, ma anche le menzioni anche a Rizziero, come hanno preso la nostra esperienza anche che abbiamo fatto, però prendendo anche le parole di sia tanto del professore Domenico Chiesa come quelle che ha detto Rizziero, ma anche le testimonianze di tutti gli insegnanti e anche le mamme che hanno parlato, mi pare anche molto interessante il vedere come questa metodologia della pedagogia dei genitori è qualcosa innanzitutto universale, dato che
stiamo provandola oltreoceano e effettivamente stiamo a parlare i linguaggi in un linguaggio comune. Quindi questo significa che è una metodologia molto ben fondamentata con principi che ci permettono anche noi che stiamo lontano prendere la fondamentazione basica che non ci porta oltre interpretazioni che quelli che non sono. Per me anche molto in questo momento sentendovi mi sembrava effettivamente molto interessante come sia a livello dei bambini piccoli, però state già a parlare della scuola media, della scuola elementare, e la nostra esperienza è con università, con ragazze e ragazzi giovani, già adulti che iniziano la loro vita professionale, ma che lo stiamo facendo anche noi come un'esperienza prima di esperienza propria per andare effettivamente dopo a lavorare nelle scuole dei bambini. E effettivamente e questi principi di cui si parlava, della valorazione, dell'accogliere, del riconoscerci, effettivamente anche per noi adulti, anche per le persone e questi giovani ragazzi che stanno in formazione, è importantissimo. E l'esperienza nostra, giustamente perché non tutti, al farlo nell'aula universitaria, non tutti hanno figli, non hanno bambini ancora, sono giovani, molto giovani, e quindi abbiamo fatto l'esperienza di guardare e valorizzare ai loro genitori o ai loro nonni o a quella persona che era stata insieme a loro nel momento della crescita. È veramente qualcosa che è stato comune, è qualcosa che è veramente penso io che si deve far vedere, è come riconoscere all'altra persona, ma anche a se stessi, è stato fondamentale, è qualcosa che tutti loro nelle loro narrazioni lasciano vedere, sottolineano proprio quel fatto. E poi altro che importantissimo, che forse voi siete già molto familiarizzati con questo, però che noi abbiamo visto tutti noi, è il fatto di vedere le cose in positivo, tutto nella parte positiva. E quindi anche loro come ragazzi di 20, 25, 24 anni, hanno manifestato continuamente questo di iniziare a vedere anche la loro vita con quello che è positivo e non con le mancanze, con i bisogni, come è quasi che naturale che lo facciamo, sino iniziare a vedere in positivo tutto questo. E poi anche loro nella formazione, con le esperienze che si hanno fatto già in giardini d'infanzia, in queste asili nido anche che lo abbiamo fatto, e come loro, come ragazzi che stanno in formazione, come docenti, imparano a vedere le espressioni, le manifestazioni e anche i cambiamenti di questi genitori che sempre nella loro corsa di come far crescere questi bambini, come è questa loro responsabilità, imparano a vedere e manifestano, perché la gioia si vede anche nelle loro occhi quando parlano delle cose belle, positive dei loro figli. E abbiamo fatto anche questi libri di questi ragazzi per le persone con un'esperienza di continuare a fare, a riempire questo libro, è veramente stata un'esperienza molto molto bella. Non mi resta altro che ringraziare il poter stare oggi per imparare molto di più, e ringraziare il poter aver conosciuto e stare anche insieme a questa
metodologia della pedagogia genitoriale. Molte, molte grazie. Grazie a lei, grazie davvero. Do subito la parola, perché abbiamo ancora qualche minuto, ad Isabella Sorgon e poi toccherà a Flavia Flavi. Eccolo, mi sentite? Buonasera a tutti. Intanto il ringraziamento va a chi ha organizzato questo webinar, perché sono cose complicate ed è un bel lavoro ed è stato un grande successo, perché la partecipazione è davvero molto, molto ampia. Come gruppo Astigiano, per chi ci conosce già, noi siamo insomma... resistenti e molto motivati a continuare questo bel percorso, e incontrare e incrociare nuovi compagni di cammino è sempre un momento per rigenerarci, per ritrovare stimoli. Il lavoro che si può fare anche a distanza è molto grande, partendo proprio dalle motivazioni, dal senso di quello che facciamo. Io credo che più che mai adesso noi dobbiamo renderci conto del perché facciamo le cose e dell'obiettivo che noi abbiamo. L'obiettivo, secondo me, è quello di rendere consapevoli e rendere capaci di raccontarsi i nostri ragazzi, ma soprattutto le nostre famiglie, che in questo periodo hanno veramente grande bisogno di essere ascoltate, di essere accolte e riconosciute. E il lavoro fatto a distanza è un lavoro faticoso, è un lavoro sicuramente strano, e noi abbiamo fatto nell'istituto comprensivo 3 di Asti diverse esperienze, quindi devo dire è stato variegato, no? il tipo di discorso che è stato proposto dai colleghi, sia dell'infanzia che della primaria. Vorremmo continuare proprio alla luce di questa risposta così forte, così intensa dei genitori. Credo che il bisogno sia proprio quello di sentirci condividere insieme questo obiettivo educativo, che è un obiettivo alto. Qui non si parla più di competenze o di capacità, si parla di senso di crescere. Ci sono state delle narrazioni bellissime, delle cose molto emozionanti e commoventi. I genitori spesso ci hanno detto grazie perché ci avete ascoltati. Allora, credo proprio che il nostro compito sia quello di dare voce e dare ascolto a queste famiglie. Mi viene in mente, sentendo un po' parlare la collega da così lontano, le esperienze di Freire, questo discorso della coscientizzazione, no? Essere coscienti, dare consapevolezza di sé agli altri. Io ti riconosco e quindi tu ti guardi dentro di me e ti vedi per quello che sei. Ecco, io vi ringrazio tutti, perché penso proprio che noi come scuola, come sistema, abbiamo bisogno di riconoscerci sempre come persone, prima ancora che come insegnanti. E devo dire che il valore aggiunto di questo percorso metodologico è proprio quello di riconoscerci anche tra colleghi. E porto i saluti dell'Istituto Comprensivo 3, di tutti i colleghi che sono qui. Stiamo cercando di crescere, di continuare, e davvero vi ringrazio perché ci fate sentire comunque un po' al caldo anche dietro questi video. Quindi un caro saluto a tutti. E buon lavoro, un abbraccio. Grazie, grazie mille ancora Flavia Flavi e Alessandra Marcucci, che poi ci darà una testimonianza anche dell'esperienza di Bolzano. Buonasera a tutti, io sono un insegnante della scuola primaria della provincia di Mantova, di un paesino della provincia di Mantova, che dal 2015 circa promuove incontri di metodologia pedagogia ai genitori. Ecco, in questo periodo di emergenza vi racconto, cioè, molto brevemente un po' la mia esperienza, nel senso che ho proposto alle insegnanti del mio team di incontrare i genitori via web, ed è stata un'occasione di scoperta di nuove risorse. Ho pensato che condividere con altri la propria esperienza ci avrebbe aiutati a sviluppare la resilienza. Infatti, pensandoci bene, narrare e ascoltare non sono cose da poco in un tempo di pandemia e anche non di pandemia. Ecco, con questo desiderio ho suggerito ai genitori degli alunni delle mie classi, con i quali è già il terzo anno, che il secondo anno, quest'anno sarà il terzo,
Ci incontriamo 3-4 volte durante l'anno e ho deciso di suggerire ai genitori un incontro con un tema che era in questa situazione difficile si è rafforzato positivamente il rapporto con la mia famiglia, mio figlio e mia figlia. Ecco, prima di tutto ho coinvolto ovviamente le insegnanti del team che sono state, che hanno aderito con entusiasmo e volevo dirvi un po' qual era stata un po' il risultato di questa esperienza. Ecco, mi ha sorpreso il fatto prima di tutto che molte mamme, diverse mamme che non partecipavano agli incontri in presenza, tramite il canale web invece hanno partecipato. Ecco, probabilmente il fatto di rimanere nel loro contesto familiare, il fatto che non avessero il problema magari di sistemare i bambini, ha favorito questi incontri. Ecco, abbiamo iniziato, hanno iniziato raccontando un po' il lavoro a casa con i bambini, il fatto di essere combattute tra lo stare con i figli e dover rispondere alle esigenze di lavoro, il desiderio di essere vicine ai familiari. Ecco, comune però a tutti gli interventi è stato molto bello il fatto che sia noi insegnanti che queste mamme, ma c'era anche qualche papà, devo dire la verità. Abbiamo vissuto nell'esperienza l'anno scorso, poi quella del lockdown, una prima fase nella quale c'è stata una negazione del problema, poi c'è stata una fase di paura, di smarrimento, di che cosa succederà dopo, che cosa posso dire a mio figlio o mia figlia, e poi dopo invece c'è stato un momento nel quale tutte hanno dichiarato che si sono adattate a questa nuova situazione dell'essere più in casa, dello stare più con i propri figli, hanno scoperto anche degli interessi, dei giochi comuni ed erano tutte molto preoccupate perché questo incontro è stato proposto quando ancora eravamo nella fase di lockdown e tutte erano molto preoccupate di che cosa sarebbe successo, cioè di perdere di vista tutto quello che avevano sentito, visto, recuperato nel momento di chiusura, nel momento in cui erano in casa con i loro figli e con la loro famiglia. Ecco, quindi, non so, qualcuno ha parlato dell'orto, qualcuna ha coinvolto i figli nella cucina. Ecco, quindi le porte, una volta che le porte delle case si sono aperte, dicevano abbiamo paura di ritornare alla vecchia routine, di dimenticare tutto quello che abbiamo scoperto in questa fase, che è stata una fase sicuramente difficile, ma una fase di grande ricchezza. Ecco, adesso, considerato la nuova situazione, cioè anche quest'anno scolastico non è un anno particolarmente facile, tra l'altro una delle due classi nelle quali insegno momentaneamente è a casa in quarantena perché un bambino è risultato positivo al Covid. Però la mia intenzione è quella di reincontrare questi genitori e di proporre loro il fatto che comunque la scuola si sia riaperta, che ci siano comunque questi momenti nei quali si ritorna un po', si sta più a casa, che cosa di positivo questa esperienza lascia loro. Perché l'anno scorso molti genitori mi hanno ringraziata e mi hanno chiesto quando è che ne possiamo parlare ancora. Qualche papà poi mi ha incontrato per strada e mi ha detto se non ci fossimo incontrati in quell'occasione tante sfumature, tante cose belle che sto vivendo, di queste cose belle forse non me ne sarei neanche accorto, non avrei dato il valore che tramite questo tipo di esperienza ho potuto dare. Grazie di avermi ascoltata. Grazie Flavia. Sì, ci viene proprio voglia anche di raccontare e di condividere, ma come molti scrivono, questo poi da slancio per continuare anche quest'anno. Allora, ancora Alessandra Marcucci. Se può? È possibile? Sì, le lascio la parola. Buonasera. Io volevo farmi portavoce del settimo uno. Qui sparse ci sono anche delle mie colleghe, quindi siamo a Settimo Torinese noi. Volevo ringraziarvi perché da proprio respiro ricominciare, diciamo, per quanto in questa maniera un pochino faticosa per tutti, però appunto l'energia e la propulsività che dà sentire questa grossa sinergia, questa forte sinergia, personalmente, ma penso di parlare a nome di tanti di noi, dà proprio un po' di carica, diciamo, e tanti spunti di lavoro. Quindi non mi volevo dilungare e noi ripartiamo anche con l'accoglienza, ovviamente, come forse molti
siamo un po' in ritardo, diciamo così, nella parte organizzativa, perché come dire, il Covid ci corre dietro non solo, come dire, realmente, ma anche in termini di organizzativi, e quindi siamo un po' così a rilento, ma presenti. Quindi grazie anche a nome della nostra nuova dirigente, e ci vedremo presto. Grazie mille. Benissimo, scusate, un accavallamento, credevo parlasse ancora Alessandra Marcucci, ma ho sentito volentieri anche Roberta. C'è ancora Alessandra? Sì, non c'è problema adesso. Solo anch'io un saluto veloce, visto l'orario, visto alcune persone già che dovevano andare via. Volevo così dare il mio contributo. Io sono una mamma di un ragazzo di 17 anni con sindrome di Down, e il mio, diciamo, contributo alle narrazioni è stato davvero un momento per me importantissimo, perché durante il primo periodo del lockdown, adesso vedremo cosa accadrà in questo nuovo periodo, ma è stato bello perché ho potuto coinvolgere l'insegnante di sostegno in questo progetto, che lei non conosceva, non avevamo ancora mai avuto l'occasione di, è un'insegnante nuova, arrivata lo scorso anno, per cui non c'era stato ancora possibile parlare e farle conoscere la pedagogia ai genitori. Ma semplicemente si è fidata della mia richiesta di scrivere e di narrare qualcosa di questa didattica a distanza, di tutto il processo che era avvenuto anche diciamo un po' nei nostri confronti come famiglia, nelle telefonate, nelle spiegazioni dei compiti, quindi un po' di tutto il funzionamento della DAD. E questo contributo mi ha commosso tantissimo, perché era come vedere lei al di là dello schermo, e come lei vedeva noi e Lorenzo, mio figlio, dall'altra parte dello schermo. E noi abbiamo scritto appunto di come noi famiglia abbiamo vissuto questa didattica a distanza da quest'altra parte dello schermo. E quindi è stato davvero bello, e io ho detto subito che se non ci fosse stata la scuola in quei mesi non ci saremmo salvati, cioè nel senso non ce l'avremmo fatta a superare con positività, ecco, tutto quel periodo, e a trovare in noi la resilienza giusta per farcela. Invece proprio grazie agli insegnanti, alla loro positività, alla loro energia che sapevano trasmettere attraverso le chiamate, le videochiamate sia individuali che di classe, mio figlio è stato coinvolto benissimo, e cioè, devo dire, per noi sono stati i nostri eroi in quel periodo. Ieri sera ho sentito ovviamente il telegiornale come tutti, e di nuovo sorge subito la preoccupazione di questa didattica a distanza, di come partirà, cosa si farà. Ho chiamato subito l'insegnante oggi, mi ha di nuovo tranquillizzato, e aver fatto parte oggi di questo pomeriggio con tutte queste bellissime riflessioni, condivisioni, trovo subito una nuova carica, anche se sono sola in questo momento e non posso condividere con altri genitori, però è come se questa grande rete della pedagogia dei genitori mi prendesse, mi portasse con sé, cullandomi con le narrazioni anche degli altri. Grazie davvero tanto. Buona serata a tutti. Sì, ha detto bene Alessandra, questo ci permette anche nell'isolamento a cui per qualche periodo probabilmente saremo ancora costretti a non sentirci da soli e darci davvero la carica, lo stimolo per portare avanti le cose positive che comunque la scuola può offrire. E per un ultimo saluto lascerei ancora la parola a Riziero, che è quello che più di tutti riesce a trasmetterci l'entusiasmo anche solo col tono della sua voce, se posso dirlo. E vi dico, non ci vediamo a fine anno, ma ci diamo un appuntamento intermedio, vi daremo poi tutte le indicazioni per fare un po' il punto della situazione dopo gennaio, direi, credo. Adesso vedremo come sarà possibile farlo, però sono contenta intanto che siate in tanti, e credo che tutti siamo contenti di esserci sentiti in una rete insieme a molte altre persone che credono in tutto questo. Riziero, se vuoi ancora un ultimissimo saluto. No, ma io volevo solo dire questo. Sì, entusiasmo, d'accordo, ma quando uno mi chiede il segreto di questo entusiasmo,
che sono 30 anni che ascolto narrazioni di genitori e di docenti. Quindi l'invito e la conclusione è: moltiplichiamo queste narrazioni. Andiamo a vedere sul sito della Recaso di questi testi bellissimi che parlano di formazione e di crescita, che è in fondo il dovere del mondo che ciascuno di noi ha. Noi abbiamo la fortuna di averli valorizzati, di averli lì, e nessuno a un certo momento del mondo se ne occupa, ma ce ne occupiamo noi che facciamo pedagogia dei genitori. Quindi abbiamo questo grosso privilegio di diffondere queste letture, di incoraggiarci, di avere speranza. Io vorrei leggere il testo addirittura di una preside che dice: la mitologia pedagogia dei genitori è approdata con dolcezza nel nostro istituto, come una barca all'alba si avvicina a riva, carica di speranza. Grazie. Bene, direi che possiamo concludere così. Il preside auspicava, diceva, sarà un sogno, invece esiste anche la pedagogia con i dirigenti scolastici, meglio detti presidi, e davvero buon lavoro, un abbraccio forte a tutti. Grazie, tutti. Bravissima. Brava Simone, è stata fantastica, bravissima, bravissima. E un abbraccio a tutti, bravissima. Grazie, buonasera. Ciao a tutti. Buonasera, grazie, grazie. Buonasera, buonasera. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera a tutti, grazie. Arrivederci. Buonasera. 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 Buonasera a tutti. Grazie. Arrivederci. Grazie, grazie a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie, arrivederci. Buonasera. Grazie, buonasera. Adios. Grazie Luisa, arrivederci. Grazie Luisa. Arrivederci. Grazie a voi. Ciao ciao. Okay. Un po' per volta ci stiamo scollegando. Aspettiamo un attimo ancora a chiudere questo spazio virtuale. Ciao Simona, ci sentiamo. Sì, grazie, grazie mille Daniela. Ciao. Non so se per sicurezza Daniela, Saba e Lucia salvano ancora la chat, l'hanno già fatto probabilmente.